In diretta dal Red Bull Ring in Austria, va in scena l'ottavo round della Master League, la sua stagione agonistica 2023-2024. Buonasera, amici di Formula Italian Team, come di consueto Raffaele Lelli. Per voi riuscì a condurre, a raccontarvi questa serata con la Master, ovviamente coadiuvato dalla voce di Alessandro Galliano in arte Gallians. Buonasera, Ale. Buonasera e buona Master League a tutti. Ovviamente nulla si muove senza il benestare della direzione gara marchiata Formula Italian Team. Buonasera Andrea Badolato, Andre. Non c'è Andre, lo recuperiamo tra poco, dai, non c'è problema. Regia curata anche da me, quindi come di consueto chat, buonasera a tutti quanti, fatemi sapere a livello audio come vi pare, com'è la cosa, ditemi voi. Dopo Imola, Montmeló, Silverstone, il circuit della Master prosegue la sua tournée nel vecchio continente, si prepara ad affrontare l'ultima gara prima della pausa natalizia e quindi cancelli spalancati in quel della Uno Ring, Spielberg, Zeltweg, Österreichring o insomma, Red Bull Ring, chiamatelo come volete, si arriva sulle ali dell'entusiasmo, viste le ultime folli gare a Trenino, giocatesi davvero sui dettagli più minuscoli, ed anche, diciamo, per i piloti con una grande fame, visto che l'ultimo GP a Silverstone si è deciso dopo una disconnessione di gruppo che ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa e non riprendere la gara come da regolamento visto l'orario, bensì far valere quindi la classifica dell'ultimo giro completato, che quindi in un modo o nell'altro ha portato ad una doppietta rossa con Marco Gano e la sua prima vittoria su Formula Italian Team davanti a Di Leggio e Luca Bigno a chiudere il podio, poi Fabio il Surname e via via tutti gli altri. Ale, con quale spirito, diciamo, pensi che i ragazzi quindi arrivino su questa pista e cosa ti aspetti tutto sommato da questa Master? Una qualifica intanto sempre bella tirata, stiamo intravedendo qualche immagine, un kartista molto sovrasterzante, tutta bagnata come qualifica. Certamente saranno sorpresi i piloti delle condizioni meteo che ci sono in questo momento e che ci saranno anche in gara. Infatti, secondo le previsioni, meteo si dovrà partire sul bagnato per poi tuttavia ad andare ad asciugarsi verso probabilmente quella che sarà metà gara, ma c'è un rischio di pioggia, come nella gara di ieri della Pro League, per il termine della gara. Quindi bisognerà capire, arriverà questa pioggia, non arriverà, quali saranno le strategie che adotteranno i piloti, insomma. Secondo me avrebbero preferito una gara tutta quanta asciutta per andare sul sicuro. Vedremo quel che sarà a livello strategico. Insomma, ieri si è aperta diverse interpretazioni, diverse letture, soprattutto per quanto riguarda il tema gomme, poiché questa pioggia obbliga quindi tutti quanti i piloti a utilizzare le gomme intermedie. Ieri C-Sport faceva davvero un'ottima e brillante, lucida riflessione sul fatto che i treni di gomme intermedie effettivamente sono tre, quindi in qualifica il tempo è poco, si porta, diciamo, un carburante, diciamo, intorno ai 10 kg all'incirca, forse qualcosa di meno per il secondo stint. Quindi si vanno ad utilizzare effettivamente due gomme intermedie. Lo sprint della gomma intermedia nuova potrebbe essere un tema molto molto importante, quindi quando arriverà una seconda pioggia, che dal live timing che stiamo recuperando anche con l'app in sovrimpressione c'era stato attimo di caos e terrore, eccola qui con le gomme, vi recuperiamo anche i parziali che i ragazzi stanno facendo registrare, voi nella maniera più approfondita potrete seguire, potete effettivamente già farlo sul nostro sito www.formulatenentin.com, nella sezione statistiche vi è proprio il tracker live timing, eccole qui, che compaiono in impressione. Il primo nome a comparire è quello di Vampyr. Ne approfittiamo a questo punto anche per fare un rapido discorso in tema presenze. Vampyr, come vedete, è militante in Mercedes a sostituire Manuel Juve, assente, ha già fatto gli auguri natalizi sul forum, quindi lo ritroveremo magari nella Pandoro o direttamente l'anno prossimo dopo la pausa natalizia. In pista anche Lopez in Aston Martin a sostituire di nuovo Mike Mai. In pista solo una Red Bull, quella di Flaminio. No, pardon, c'è anche Ametrano, è arrivato. Allora, era un flash mio strano, forse Luca ha cancellato il messaggio. Ricordavo che fosse assente Ametrano e che stavano tentando di contattare il terzo pilota. Matteo, Teo, Teo, buonasera a tutta quanta la chat, buonasera Antonio, dimmi te quando vuoi l'abbonamento, perché sono rimaste due gare e poi la pausa natalizia. Se vuoi, in teoria il podio c'è, poi insomma il post-gara è lungo. E dimmi te se lo preferisci per questa avere l'abbonamento per sì il mese, però andremo in pausa, essenzialmente ci sarà forse un campionato su Rocket League e la gara essenzialmente della Premier della Pandoro, o se lo preferisci direttamente alla ripartenza.
Se lo vuoi ora, lo recupero ora nelle 50.000 cose da fare, soprattutto in una qualifica fondamentale da seguire per il momento. Unlucky Cesc ha fatto registrare la migliore prestazione. Avevo recuperato un dato incredibile, Ale. Si girava in 1.02 nel 2020, il record per quanto riguarda la Master League come insomma, giro veloce per la pole position. Ovviamente layout sempre lo stesso, 10 curve, 4 km e poco più. E un 1.02 con Scolaro, un primo, 2 secondi, 523 millesimi e 4 millesimi il diciamo record per la categoria, il distacco più ridotto tra la pole e la seconda posizione nel 2017 in quella che fu la Master League by Formula Passion tra Saro Prost e Alberto Foltrano. Insomma, specchio di quanto il limite si fa davvero sui dettagli, la differenza è davvero tirata, e ciò lo rispecchia Stem che va in pole intanto. Ma la precedente, diciamo, pole position provvisoria era quella tra Cesco e G-Sport di solo un millesimo. Sì, dici bene, basta guardare i distacchi e attenzione perché hai fatto prima un ragionamento importante, bisogna vedere quali piloti decideranno di tenersi magari un treno di gomme intermedie in più per il finale di gara o perché magari vorranno splittare in due la strategia all'inizio, magari per la partenza. Secondo me, in molti tenteranno comunque di utilizzare due treni di gomme intermedie perché comunque può dare un bel boost alla gomma nuova, soprattutto al termine della qualifica, ma non è da escludere che qualcuno possa giocare di strategia, magari sacrificando leggermente un po' la qualifica. Probabilmente qualcuno che solitamente non si qualifica molto avanti potrebbe tentare un jolly e tenere una gomma intermedia in caso dovesse arrivare la pioggia al termine della gara. Sarà un tema molto molto importante questo delle gomme, sarà molto interessante la parte centrale di gara, visto che almeno dal lifetiming si vorrebbe partire su una gomma da bagnato, che immagino intermedia. La grafica sotto questo punto di vista credo ci debba essere il fulmine per dal lifetiming capire che si dovrà partire sulla gomma full wet. Stem intanto si rilancia, credo, per il suo tentativo di migliorare questo tempo. 6.50 alla fine, uno Stem che non mi pare si sia fermato. Diversi piloti ai box, segno che magari Stem è partito leggermente in ritardo e fa soltanto uno stint su una gomma intermedia in modo da averne due per la gara. Gara che quindi, come detto, partita sul bagnato, si andrà ad asciugare e poi dovrebbe tornare di nuovo il bagnato. Per Antonio Rocket, se lo riusciamo ad organizzare, di solito Stem, apriamo, sì, attenzione. l'abbiamo visto totalmente di traverso alla 3, quindi giro abortito per lui. Di solito Antonio lo apriamo a qualunque piattaforma, quindi se sei anche da Switch dovresti poter partecipare senza nessun problema. Ecco, sicuramente lo andremo a esplicitare nel migliore dei modi. Fuchs, intanto almeno da gioco la grafica in sovraimpressione marchiata Codemaster non gareggia, è di O ladro, ci domanda la chat, non so a chi ti riferisci. J-Sport comunque sotto i 134 millesimi, segno di poter attaccare, quindi la pole position provvisoria fatta registrare a Simone Fracchiolla quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di questa sessione di qualificazione. J-Sport 1.10.924. Ieri mi pare 11.5 ci siamo fermati, e, diciamo l'ultimo tentativo si poteva calare qualcosina, però un po' il traffico, un po' tutti quanti in pista, c'è stata un po' di fatica. Già 1.10.9 mi sembrano condizioni abbastanza simili, Ale, come la modalità spettatore falsa sempre un po', ci vorrebbe essere in live, in stanza, in party con qualche pilota. Certamente, sembrano condizioni abbastanza simili a livello visivo, c'è da dire che non ricordo bene quale fosse la percentuale di pioggia al termine della qualifica della Pro League. Fatto sta che, come dite, visivamente sembrano essere condizioni simili, anzi magari anche qualcosina in più se si inquadra la corsia dei box. Fatto sta che ovviamente il livello è stellare e troviamo tantissimi piloti veramente racchiusi in una frazione di secondo. Ho cannato nelle troppe cose da fare, ho regalato abbonamento a qualcun altro, però vabbè dai, questa sera grandi investimenti ne regaliamo due, sta arrivando anche quello per il buon Antonio, abbiamo già anticipato un eventuale altro podio, grazie mille a direzione gara. Abbiamo recuperato Andrea Badolato, Andre c'è? Giusto per un saluto. Eccomi qua, ci sono. Molto Non so se bene. mi sentite ora. Sì, Che perfetto. prima parlava a vuoto, purtroppo. Non so se era buggato forse Discord, eccoci qua.
Molto bene, seguiamo Ganu. No, ha alzato il piede. Ci veniva segnalato con un fucsia nel T1, ma nulla da fare. Almeno procedeva lentamente nella penultima curva. Va comunque sul traguardo Marco Ganu per restare lì. Non mi sembra ci siano miglioramenti. Tanti piloti ai box quando mancano poco più di 4 minuti. Segno che eventualmente sarà davvero uno splash and go, letteralmente, visto le condizioni meteo. Questo era orribile. Si è migliorato Luca Bigno andando in seconda posizione. J-Sport rimane per il momento ai box. Buona per il momento anche il piazzamento di Ametrano. J-Sport che finora in questa master non ha ancora ottenuto una pole, e anzi Ale, non so se l'hai sempre seguita le gare della master, è stato un po' un disastro il tema qualifica per Jacopo Rochita, sempre molto lontano, anche spesso fuori dalla top 10 quest'anno in qualifica. Esattamente, però sappiamo tutti quanti il valore di questo pilota che, sebbene l'anno scorso qualche pole position l'abbia tirata fuori dal cilindro, il suo vero talento viene fuori in gara. Questo è anche un circuito che per lui può essere molto interessante, anche con il fatto che sta piovendo, probabilmente riesce a dare quel qualcosina in più. Seguiamo di legge all'attacco delle ultime due curve in discesa, ci vuole coraggio a farle sull'asciutto, sul bagnato magari il fatto che si arriva leggermente più lenti permette di avere un po' più di fiducia e controllo del mezzo. Di legge va a far registrare la migliore prestazione, un primo 10 secondi, 892 millesimi, vicini, davvero molto vicini i primi tre, un piccolo strappo e un folle gruppo dalla terza fino a essenzialmente alla sedicesima posizione, un po' più attardato Lopeschi, da poco tornato a casa da quel di Roma, quindi è riuscito ad unirsi davvero all'ultimo, e un bel spy di Ita che ad inizio stagione era apparso più in palla, forse ci può stare magari che alle prime gare si è avuto la pre-season per prepararle un po', diciamo, ciò che rimaneva del tempo dell'estate, poi con l'inverno, sì, la pausa invernale magari gli permetterà di preparare bene Ungheria e Belgio, le prime due gare con la quale ricominceremo, insomma, dalla seconda metà di campionato dopo la ripartenza. Grande sovrasterzo intanto per Marco Cano alla 6, dove l'anno scorso un'incredibile carambola gli massacrò essenzialmente la vettura, portò al ritiro lui, l'assente Manuel 996, J-Sport, Ametrano, una carambola incredibile con Manuel che si girò e venne centrato da tutto il trenino che era molto ravvicinato. Sul traguardo Marco Cano per attaccare la prima fila, non ce la fa, si migliora di 34 millesimi ma non riesce, si è migliorato Fabio, che era rimasto tra virgolette in ombra, per quanto si possa essere in ombra, in mezzo secondo dalla prima alla quindicesima posizione. Vedremo questo finale con Vamber addirittura acceso un fucsia nel T1. Vediamo come prosegue il giro del sostituto di Manuel 996. Vamper, terzo pilota Mercedes, militante Sport League, si sta giocando il campionato Sport League. Due pole per lui quest'anno in Sport e 5 podi per il momento. Per Vampir che va sul traguardo per prendersi la settima posizione a 159 millesimi. Si mette appena davanti dal campione in carica, diciamo, della Sport League, visto che Schumi Legend l'anno scorso ha vinto la categoria al 50% fucsia nel T1 per Simone Fracchiola, che ieri su questa pista ha perso la voce commentando le gesta della Pro League. Si è sicuramente ben preparato, ha visto cosa non fare, diciamo, a livello strategico con alcune nostre interpretazioni particolari. Sul traguardo Simone Fracchiola per attaccare la pole, non ce la fa perché si era migliorato di pochissimo davanti a lui. Drago lievitato in un primo 10 secondi, 570, grande solco scavato da Simone Carruba che viene da due pole position consecutive conquistate a Silverstone in Spagna. Continuano a tirare tutti, guardateli lì sulla minimappa in basso a destra, stanno tutti tirando, passa sul traguardo di legge. Per non migliorarsi, forse ha risparmiato un giro. Fabio, nemmeno lui, si porta nello zainetto una Aston Martin, forse quella anche di Lopeschi, nel tentativo un po' alla Marquez di cogliere qualche segreto da un pilota così esperto ai box. È rimasto soltanto Luca Bigno che si è chiamato fuori da questo ultimo folle stint di qualificazione. Il monitor dei tempi è impossibile essenzialmente da seguire. Attendiamo soltanto che qualche pilota passi lì sul traguardo. Adesso passa Vespa, una Mercedes dovrebbe essere quella di Vampir che si rilancia anche lui. Il primo ad essere nel giro dovrebbe essere di legge, che sembrava quello il primo trenino. Tutti migliorano, accende il Fuchsia Slam, si migliora Drago, buono il T2 di Dilegge, non male anche Schumi che si è avvicinato, ha fatto lo stesso tempo di Fabio il Surname ripassando Vampir, incredibile, davvero tutti in un fazzoletto. Bandiera scacchi per Drago che già aveva preso bandiera scacchi, quindi forse il timer non era perfettamente sincronizzato alla modalità spettatore, quindi bandiera scacchi per Drago lievitato momentaneamente in pole position provvisoria. Slam ai box,
Bandiera a scacchi per Cesco e Bignos. Sul traguardo di legge per attaccare la pole position di Drago lievitato. Non ce la fa, non si riesce a migliorare. Si migliora Fabio in terza posizione a 153 millesimi alla pole position. Arriva la Alpine, dovrebbe essere quella di J-Sport, che va in quinta posizione. Non riusciamo nemmeno a prenderli per quanto sono rapidi ad andare sul traguardo. Sesta posizione per Flaminio, che rimane lì. Vampir non dovrebbe essere un tempo così intrigante sul traguardo a Metrano per salire in sesta. Vediamo dei parziali. Vampir non sembra poter attaccare la pole position, tant'è che si riesce a togliere qualche una manciata di centesimi da andare in nona posizione, di nuovo davanti al campione in carica della Sport League, che vinse quindi l'edizione su F1 2022. Pole position allora per Drago lievitato, terza pole consecutiva, così come Fabio, tant'è che diciamo nella classifica dei poleman di quest'anno della Master League sono in 4. Fabio che ne ha fatte 3 consecutive a Jeddah, Baku ed Imola, 3 adesso anche per Drago lievitato, Spagna, Silverstone ed Austria, diciamo lo possiamo nominare vecchio re, insomma re del vecchio continente. Una pole position invece a testa per Luigi Di Leggio in Bahrain e Simone Fracchiolla in Artesdem in Australia. Chat un po' impazzita, buonasera. Posso annullarlo? Va bene così questa sera. Grandi investimenti su Formula Italian Team. Regalamelo anche a me, cioè, Riccardo, ma lei è un trader, l'ho visto sui social. Non so bene il suo lavoro, però l'ho visto bello attivo. Dai, dai, investa magari l'anno nuovo, dai, vediamo. E, dai, spero vi siate gustati questa qualifica. È stato un po' complicato seguire tutti. Chiedo perdono. Gallians, non so se magari hai avuto qualche outsider che non ho notato io. Mi sembra di aver più o meno seguito tutti, però è stato complicato. Ah, sì, diciamo che ho visto Shumi Legend e Marco Gano, il vincitore dell'ultima gara, rientrare in box, quindi probabilmente un errore nell'ultimo tentativo. Questo errore è stato caro perché partono entrambi abbastanza indietro. Sarà complicato anche perché quando su questa pista piove è molto difficile sorpassare. Lo vediamo anche in sovrimpressione. Adesso anche il gioco, che finalmente su PlayStation 4 ci ha messo un po', ma ha caricato i primi 10 minuti almeno dal live timing. Il meteo è approssimativo. Di solito a noi, ad esempio, ieri rispetto a ciò che dava in Alpine, ha anticipato il primo slot e ritardato molto il secondo di pioggia. Dovrebbe piovere i primi 10 minuti, poi si rimarrà su un meteo leggermente nuvoloso e tornerà a piovere a 120 minuti, quindi le due ore che non dovremmo raggiungere. Scherzavamo a microfoni spenti ieri, sembra un po' la lobby di ieri, però al contrario. Quindi bisognerà capire se quella pioggia nel finale andrà a bagnare e se il DRS verrà disabilitato e se insomma si farà veramente effettiva fatica con la gomma slick e soprattutto a tenerla in temperatura, che è un po' il tema fondamentale per riuscire a girare, almeno stare in pista anche sotto delle condizioni proibitive. Insomma, per la gomma slick non sono riuscito a notare i tempi dei ragazzi ieri, che negli ultimi giri si sono fermati a mettere intermedia, era sulla fase diciamo di cross, quindi altri due giri e credo saremmo tutti un po' esplosi con la slick. Una domanda: si può partecipare al campionato anche al campionato in corso? Certamente si può, però soltanto su PlayStation. È troppo buggato, ci sono troppe difficoltà in sport. Essenzialmente abbiamo capito che era il cross platform a creare quei problemi, le bandiere rosse, la safety car al via, e quindi soltanto da PlayStation 4 o 5, quel che hai. E buonasera, grazie. Forza Gano, addirittura Biredda 17. Cercavano Long in pista, Long ha corso ieri. C'è il nostro canale YouTube, volendo, se volete, dove potete recuperare tutte quante le live. E no, sì, infatti, buon Mr. Mercer, che in realtà è Mr. X, Ernesto Coppola, che speriamo di ritrovarlo presto in pista. E per anche Rocket League, sì, come dicevamo, anche da Switch non c'è nessun problema. Piloti che si prendono qualche minuto per cercare di fare qualche piccola accortezza al setup, sebbene mi sembra molto lunga la fase nella quale non ci sarà pioggia, a meno di eventuali safety car che potrebbero avvicinare quella seconda finestra, quella seconda bomba d'acqua, mettiamola in questo modo, che arriverà verso i 120 minuti. È intrigante la scelta del setup. In qualifica, soprattutto per prendersi la track position, qui è fondamentale. Cosa pensi abbiano scelto, insomma, a livello di setup, Ale? È stata una scelta, immagino, molto complicata da fare. Scelta complicata, secondo me abbiamo avuto diverse interpretazioni, perché teoricamente la maggior parte della gara dovrebbe svolgersi in condizioni di asciutto,
Quindi magari i piloti più di punta potrebbero aver scelto una configurazione più scarica, mentre magari i piloti che hanno un po' meno da perdere possono provare a caricare un pochino di più la macchina per sì soffrire un pochino quando ci saranno condizioni di sole o di nuvole, ma di volare rispetto a tutta quanta la concorrenza nelle condizioni di bagnato. La griglia di partenza con Bespa e Lobeskin in ultima fila, Cartista e Zeta Promauro nella penultima, quella che è la sedicesima e quindicesima posizione, poi Lele salva purtroppo ennesima qualifica troppo lontano da ciò che gli spetta, almeno da quanto dimostrato nelle sue stagioni per ora corse soffitta, accanto a lui scatterà Giovi, poi Marco Gano, fresco vincitore del Gran Premio di Silverstone, insieme a Luca Bigno che dal podio di Silverstone scivola fuori alla top 10, Show Me Legend a chiudere la top 10, Vampir sostituto di Manuel 996 in nona posizione, Lucky Cesco in ottava, Luca Flaminio in settima, si va nella zona più calda con Matteo Mattia Metrano in sesta posizione, Jay Sport finalmente autore di una bella qualifica in quinta piazza, certo ci ha voluto il bagnato, non ce ne voglia Jay, e di nuovo è successo ciò, seconda fila con Di Leggio in quarta posizione e Fabio Zurname in terza, prima fila con Stem e Drago lievitato alla sua terza pole position consecutiva in questa Master League 2023-2024, grazie anche al buon Tia che si suba e buon divertimento a tutta quanta la chat, sarà folle seguire questo GP poiché già con il DRS è complicato, soprattutto il risucchio alla curva 3 è molto forte, stile MotoGP è complicato, quindi andare in frenata a centrogruppo potrebbe esserci un po' di parapiglia, qualche diciamo intrataccia di troppo, però potrebbe capitare, speriamo insomma che vada nel migliore modo, tanta acqua almeno della modalità spettatore sollevata dalla vettura di Drago lievitato, tutti quanti i piloti però sono andati sulla mescola intermedia per un primo 10-15 minuti di stint che porterà ovviamente i piloti a esprimere la loro migliore potenzialità, una guida più kartistica, definiamola, visto che i sorpassi soprattutto andranno fatti alla vecchia maniera. Non ci sarà quindi la possibilità di utilizzare il DRS, solite visuali orribili con le telecamere marchiate con la Master. Allora, la seguiamo dalla quinta posizione con Jay Sport. Lo spegnimento dei semafori e il via dell'ottavo round 2023-2024 con la Master League Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring che scatta in questo momento con Drago lievitato e Stemma dalla prima fila. Buono il movimento da parte di Fabio Zanini che cerca già all'interno. Stemma già passato, Drago lievitato che è rimasto un po' piantato verso la 1, alza Fabio Zurname, nulla da fare. Lì dietro sono andati in tre una Aston, una Red Bull e una Mercedes, è costretta ad andare larga quella di Vampir. Prosegue il duello tra Di Leggio e Metrano, addirittura in tre, lì dietro si aprono a ventaglio. Seguiamo Di Leggio a Metrano per la quinta posizione, molto calmo Di Leggio, va prima sui freni, buono Jay Sport in terza posizione, dalla quinta alla terza e lì dietro il solito parapiglia, centro gruppo, purtroppo curva 3, questa conformazione è troppo complicata e cercando anche di rispettarsi i piloti sono arrivati a dei leggeri contatti, speriamo non ci siano danni, per il momento ottima partenza per Jay Sport, come detto dalla quinta alla terza posizione, Drago tutto sommato nonostante sembrava essere rimasto piantato riuscì a difendersi bene all'esterno nei confronti di un Fabio Zurname che ovviamente è rimasto calmo, solo il primo dei 71 lunghissimi giri e soprattutto con il bagnato la direzione gara si potrà riposare un po' perché non c'è l'occasione di andare troppo interni in curva 1, poi bisognerà cominciare a sbottonarsi e essere anche pronti a quel cambio di ritmo che ieri non sempre è stato facile. Passare in queste condizioni miste, trovare subito il feeling con la gomma e con la pista, un po' di difficoltà qui intanto a centro gruppo, anche solo nel seguire il pilota che è davanti. No, dici bene, in condizioni miste è veramente complesso, soprattutto quando si è con gomma da asciutto su tracciato bagnato, non si sa mai quanto si può frenare, non si può ma sapere mai quanto si può trazionare e accelerare presto. Bisognerebbe prendersi dei rischi in una categoria del genere, prendersi dei rischi può essere fatale. Bisticciano un po' in curva 1 Lopeschi con Lele Salva, ne approfitta Cartista per andare in sedicesima posizione ed attaccare anche lui Lele Salva che purtroppo continua a sprofondare, spero non abbia riportato dei danni che hanno macchiato più volte questa sua prima parte di stagione, sembra tutto in ordine sulla sua vettura ma almeno da lifetiming poco più avanti. Giovi all'attacco di Luca Bigno in discesa verso curva 4, qualche piccolo colpo di lag di Luca Bigno, speriamo sia tutto in ordine, perché Giovi già a Jeddah con Bigno ha visto essenzialmente decollare sopra la sua vettura la Williams di Luca Bigno che l'anno scorso proprio contro una Haas, però quella di Schumi è andato a battagliare a lottare per il titolo nella Sport League.
Si va a concludere, davvero brutto, concludere il secondo giro con piloti che cercano la loro posizione in pista, un po' di equilibrio. Stam fa il passo in un primo 15 secondi, 217 millesimi, ondeggia Giovi, o forse si affaccia soltanto fuori dalla scia di Vampir per vedere essenzialmente cosa e quante vetture ha ancora davanti a lui, essenzialmente a metà gruppo, in undicesima posizione dei 18 piloti ancora in pista, un leggero errore di Zeta Promauro che cede quindi il passo a Marco Garu, che è appena fuori dalla fantomatica zona di DRS, che è molto lontana dal poter essere attivata, molto più avanti in posizioni più nobili. Va all'attacco Schumi nei confronti di Luca Flaminio, che stava seguendo il suo compagno di scuderia Mattia Metrano. Vanno insieme in discesa verso la staccata di curva 4, molto complicata in questo frangente, con Schumi che all'interno cerca di affondare il colpo. Flaminio prova a restare lì, alla fine deve cedere. È stato bravo forse Schumi a mollare i freni a centro curva. Lì è una curva dove si ha molto trail braking, come in curva 8, 9 o 9, 10, non ricordo perfettamente la numerazione in Bahrain, ovvero si entra con tanto freno ancora in curva, anche in queste condizioni, per cercare di ritardare. Ed è un discorso bilanciamento, Ale, nei primi giri che ho fatto io su questa pista si è puntato a dei setup prettamente scarichi, quindi nel T2 per avere un minimo di sterzo, di far voltare il posteriore, io giocavo un pochettino con il bilanciamento della frenata. Si punta tanto verso il 57-58, però magari si arriva anche a un 53-54, magari in queste condizioni, per avere quel piccolo aiuto del posteriore a girare, oppure dici no, concentrati sulla guida, rimani 55-56, ciò che preferisci, e concentrati sulla guida e non centrare quello che hai davanti. Cosa ne pensi? Secondo me, dai pareri che ho sentito, rimanere su un 57-58 sulla pioggia è più conservativo, soprattutto per quanto riguarda la staccata di curva 3, per evitare di bloccare l'asse posteriore. Per quanto mi riguarda, nel setup che abbiamo utilizzato nella gara di ieri, ho sempre utilizzato il 56 per ogni tipo di condizione, mi sono trovato alla perfezione. Probabilmente un bilanciamento non perfetto di SDM che già al primo bar secondo giro ha preso un avvertimento per taglio curva e mancano 67 giri, è lunga, è particolarmente lunga per Stem. Chiaro, non è grave, però un primo campanello d'allarme che arriva per lui. Sì, è anche difficile in effetti capire qual è la posizione migliore in queste condizioni, se essere il primo, quindi quello che si trova a dover scoprire la pista, ma almeno avere la visuale libera, potrebbe starci un piccolo vantaggio magari nel T2 dove riesci a vedere meno i cordoli, soprattutto verso curva 8, la prima sinistra del T3, quella S rapidissima. Lì in queste condizioni no, in gara si arriverà a farla quasi in pieno con lo scarico del carburante, lì è molto facile quindi prendere un avviso. Nel leggero richiamo a destra si cerca di sfruttare tutto quanto il cordolo. Ecco, quella è stata una curva dove ho più sentito il cambio di vetture anche rispetto allo scorso anno. Gli anni passati ricordo che si toglieva molto più violentemente una marcia anche con lo scarico di carburante. Con queste vetture il fondo tiene, i canali venturi fanno bene il loro lavoro. Un po' di fatica in questo giro per Stem che si è fatto affiancare alla fine da Drago Lievitato, che all'esterno alza anche il piede. Stem decide di non forzare, ha faticato leggermente in questo giro Simone Fracchiola. Allora Drago Lievitato dalla pole position persa nel primo giro verso curva 1 torna in prima posizione a comandare il Gran Premio d'Austria con la Master League 2023-2024. Grazie Ernesto che riscatta un bevete, ci vuole direzione gara per il momento, tutto tace, tutto calmo, oppure folle, già abbiamo 21 giri richiesti. No, no, tutto più tranquillo, anche perché, come dicevi, sono più attenti, soprattutto in curva 1. Molto bene, grazie mille Andrea e grazie mille anche al buon Ernesto. Però è riscattato il bevete, Drago Lievitato detta ovviamente il passo dopo il sorpasso nei confronti di Stem, cerca di sgranare anche un po' il gruppo, c'è un piccolo gap tra Metrano e Schumi Legend, con Schumi che si è andato a piazzare proprio tra le due Red Bull. Per il resto in realtà tutto il gruppo è assolutamente lì, dalla prima fino alla 17ª posizione, mi sento di dire, poiché Vespa purtroppo è sì a 2 secondi. In queste condizioni c'è assolutamente la possibilità di rientrare anche con un'ottima staccata a curva 3, poiché il gruppo davanti, ovviamente per non tamponarsi, va un po' prima sui freni. Mette pressione anche J Sport nei confronti di Stem. Attenzione a questa possibile, eventuale, non sono sicuro così reale, fase di difficoltà da parte di Stem. Magari non si è trovato in questi primi giri ad essere il primo esploratore della pista. Avere un riferimento davanti può aiutare, anche e soprattutto per la riflessione che faceva Gallians sui limiti della pista. Oggettivamente, avere qualcuno che tra virgolette ti indica dove mettere le ruote può aiutare anche questo, sotto questo punto di vista. Sai cosa, insomma, dove non devi andare.
Frattempo pioggia che sembra un attimino placarsi, vedo meno acqua in pista, questo vuol dire che tra poco probabilmente i piloti passeranno su gomma slick, lo fa vedere Drago con i suoi tempi, esattamente come Mattia Metrano, dal nostro tracker dice che tra 5 minuti sarà nuvoloso e che non ci sarà più pioggia, a questo punto bisogna vedere come sono conformati i trenini dei piloti. Non vedo tanti piloti con la stessa scuderia molto vicini tra loro, quindi probabilmente potrebbero avere un vantaggio teorico, ovviamente, perché la pit lane in queste condizioni è sempre un far west, potrebbero avere un vantaggio le scuderie che sono in fondo nella classifica costruttori dell'anno scorso, quindi hanno il box più in fondo rispetto agli altri. Tra i primi posso magari pensare che o Fabio o Shumi Legend possono avere un leggero vantaggio su un pilota come ad esempio Flaminio. Torna sotto Jay nei confronti di Stam, soprattutto qui nel guidato l'impressione che Jay abbia qualche tocco in più di ala sull'anteriore rispetto a quanto portato dal pilota McLaren. Torna sotto, ne sono felice di ciò, anche Bespa nei confronti di Lopez che è accodato a tutto il trenino, si è staccato leggermente cartista dal treno che porta fino alle posizioni nobilissime della classifica, addirittura fino alla testa di questo serpentone. Attivato tutto nel live timing, grazie ragazzi, buonasera a tutti quanti, anche coloro che nell'ombra ci stanno dando una mano nel tentare di raccontarvi nel migliore dei modi questo GP, ottavo giro, settimo in conclusione, essenzialmente è come se fossero tutti partiti sulla gomma soft, questa, diciamo a livello tempistico, questa pioggia, magari all'incirca immaginavo una quindicina barra 20 giri, magari al primo stint con la gomma soft. È come se i piloti magari stanno facendo la parte, prima parte di stint, e poi bisognerà capire a livello strategico, perché c'è l'occasione. Ieri abbiamo visto un hard non funzionare così bene con Lopez, soprattutto nelle fasi di cross della pista, quando c'è l'evoluzione, insomma il cambiamento da slick ad intermedia. Deve difendere Bigno da Zeta Pro Mauro, perde due posizioni in un giro. Luca Bigno arrivano quasi ad agganciarsi i due. Si rispettano in un modo o nell'altro, allora passa sia Gano che Zeta Pro Mauro nei confronti della Williams di Luca Bigno. E dicevo, sarà quindi interessante a livello strategico capire se qualcuno rischierà la hard e spera che la seconda bomba d'acqua arrivi il prima possibile, oppure due rosse come hai fatto tu ieri, chi cerca di tirare la gialla. È Sì. intrigante a livello strategico. Vedo già molta meno acqua in questo momento. Secondo me non manca tanto, mentre purtroppo Vespa perde per i 3 secondi di penalità di questo Gran Premio. Vedo molta poca acqua. Secondo me il giro 15 sarà già su asciutto. Due gomme rosse per andare in fondo non bastano. Faccio fatica anche a pensare magari al fatto che si possa arrivare con due medie. Perché veramente abbiamo veramente appena iniziato con una gomma soft molto anticipata, mentre Stem cerca subito di prendersi la vetta perché vuole avere il vantaggio di sosta. Ovviamente Drago Levitato risponde, lo seguiamo dall'onboard di DJ Sport. Questa è una lotta importante perché si è nella fase nella quale bisogna fermarsi, e ovviamente tutti quanti sono invitati a mettere la freccia a destra, a spostarsi molto vistosamente sulla destra prima dell'ingresso della pit lane, perché è un ingresso un po' complicato, quindi la direzione gara ha invitato tutti quanti i piloti a essere quanto più rispettosi possibile delle linee bianche impostate a terra. Di solito si lascia un po' correre, in questo caso purtroppo l'ingresso della pit lane è proprio sul punto di corda, a curva 8 o 9 secondo le titolazioni, quella leggera piega sulla sinistra dopo curva 1 e curva 2, quindi diciamo in base alle numerazioni FIA variano un po' le poche, tuttavia complicate di cuore, curve che seguono i saliscendi di questa zona geografica che ospita il Red Bull Ring. Giro che si va a concludere con Stam di nuovo davanti a Drago Levitato, ma è un, come detto, Drago Levitato che potrebbe anche permettersi di rimanere appena dietro Stam per cercare di sorprenderlo andandosi a fermare un giro prima. Ovviamente Stam deve essere molto attento a ciò, non sembra darmi retta Drago Levitato che come uno squalo mette il mirino sul codone della McLaren di Stam. Più saggio tentare l'attacco verso curva 3, verso curva 4, perdono, la 3 l'abbiamo appena affrontata, per poi eventualmente fare una leggera differenza nel T2. Sembra intenzionato a rimanere dietro Drago Lievitato, J Sport che sornione per il momento dopo una grande partenza, scattando dalla quinta posizione e salendo in terza. Per il momento rimane lì, attende l'evoluzione, soprattutto della pista. Ieri intorno all'1.12 mi è sembrato all'incirca che era il momento di cominciare a ragionare su un cambio mescola. Eravamo andati sul 14 medio, poi un 15 per la leggera battaglia che c'è stata tra Stam e Drago Levitato, almeno nei tempi di testa. Credo testa coda di Flaminio che finisce addirittura
vicino alla guardrail, in una zona dove è molto lontano, immagino un sovrasterzo in uscita dalla 7. Lì bisogna sfruttare e andare vicini tanto al cordolo anche in queste condizioni. Facile che abbia perso il posteriore in quel frangente, molto vicino per un momento Schumi all'altra Red Bull, quella di Ametrano, che magari per qualche parola colorita nel party Red Bull si è un po' distratto a Ametrano, e magari in quel frangente si è visto Schumi riavvicinarsi e quindi chiamato anche lui a tentare di approfittare di questo momento di evoluzione del tracciato. Continua a farsi vedere, per il momento rimane calmo Drago nei confronti di Stemme, che forse è andato leggermente lungo. No, l'ha girata bene Drago, che ha pinzato, si è un po' allontanato in frenata rispetto alla McLaren di Stemme. Continua a perdere posizioni Luca Flaminio, ovviamente anche le gomme sporche non ha riportato danni dal lifetiming. Le gomme sporche, un po' il nervosismo sta influendo sulla sua discesa nelle posizioni lontane dai punti in classifica piloti. Adesso Drago scrana il gruppo, ci diceva qualche tornata fa Ernesto, forse è bravo a questo, sotto questo punto di vista Stemme, nel capire che Drago stesse cercando di dare un tirone, cercare di rimettersi davanti il prima possibile, spezzargli leggermente il ritmo. Purtroppo si è allontanato il triello di fondo, Cartista, Le Salva e Lopez, da i piloti che aveva appena davanti a loro, così come Vespa si è allontanato dalla penultima posizione, piloti un po' più in difficoltà in questo frangente. Magari con un buon undercut nel passaggio alla gomma slick possono tentare di ricucire il gruppo, essenzialmente il DRS, perché lì poi si aprirà una gara enorme. Non so quello che stanno vedendo i piloti, perché a me sembra, dalla visione del spettatore, che abbia smesso di piovere da 3-4 giri, tuttavia la pista non sembra accorgersene. Sembra che le condizioni continuino ad essere le stesse nonostante il tempo passi, probabilmente una transizione più lenta del previsto, perché secondo quelle che erano le previsioni avrebbe già dovuto essere avrebbe già dovuto essere condizioni d'asciutto, che comunque credo che arriveranno tra non troppo tempo. Abbiamo visto con questa stagione che le condizioni sono a volte un po' indicative, si può rimanere anche per diversi giri con gomma intermedia quando magari la soft è leggermente più prestazionale, ma comunque tenere il passo. Vedremo. Fatto sta che, come detto prima, sembra che la pista non si stia asciugando come la previsione. Continua ad andare avanti Stem, non alzano leggermente, alzano un po' d'acqua, al solito la visuale spettatore non sembra così fedele, si migliorano le prestazioni, 1.13.914, segno evidente, quindi sì, del miglioramento della pista, ma come diceva il buon Ale, non siamo ancora nella fase, soprattutto del ok montare la gomma slick, ma poi accenderla, perché se vai sulla slick e purtroppo navighi, non riesci a portare temperatura sullo pneumatico, è una condizione davvero complicata. E sotto questo punto di vista è ancora più interessante un altro tema: magari tutto quel tempo che i piloti si sono presi all'inizio non era tanto ragionare sul setup quando arriverà la pioggia, ma sulle pressioni delle gomme, che è una delle poche cose sulla quale si può lavorare nonostante il park fermé, il parco chiuso imposto dalla FIA e da regolamento, insomma, anche FIT. Si può intervenire soltanto sulla anteriore, nel mentre che sia in gara il bilanciamento della frenata è il differenziale, ma come detto in precedenza si lavora poco, giusto ogni tanto in qualche curva sulla ripartizione essenzialmente della frenata. E sulle pressioni invece si poteva lavorare, potrebbe starci, magari qualcuno ha tentato di dare qualche colpo in più, qualche atmosfera in più. Si fa sulla destra intanto Stem, quindi comincia il passare dei pit stop, Drago rimane nella traiettoria ideale, quindi attenzione, sarà complicato per lui non perdere troppo tempo. Proseguono Jay, Drago e mi sa che tutti quanti gli altri, no, anche Fabio si ferma, anche Di Legge, tutto il gruppo essenzialmente si sta fermando, hanno continuato solo Drago limitato e J-Sport, quindi attenzione al valzer, vista la zona geografica dei pit stop e alla possibilità di perdere le posizioni. Gomma rossa per Stem, grande presa di posizione, mi aspettavo almeno quasi tutto il gruppo sulla gomma gialla, visto che la prossima pioggia è molto lontana, una gomma rossa obbligherà un po' tutto il gruppo essenzialmente a tornare su questo pneumatico o ragionare insomma sull'evoluzione del meteo, se sarà il caso di montare una gomma gialla. È sicuramente un grande colpo da parte di Stem, visto che è il primo di questo trenino, usa subito tanto Hertz da un tirone, perso la posizione tanto da parte di Fabio Salomini nei confronti di Legge ai box, tirone per cercare di fare undercut nei confronti dei primi due che non si sono fermati, così come Jay, Giovi, Flaminio e Cartista, essenzialmente tutti sulla gialla, fatta eccezione per il già citato Stem, Schumi e Luca Bigno, quindi i piloti diciamo fantomatici, diciamo che si sono fatti le ossa alla 50 con la militanza anche in Premier League per Stem.
nel suo anno d'esordio su F1 2019, se non vado errato, e poi insomma anche per Giovi e Schumi che hanno Gianluca e Schumi che hanno corso 2 anni sport. Dicevi, Ale? Ben Fuchs, quindi evidentemente la gomma soft è la migliore anche rispetto all'intermedia, tutti quanti che rientreranno nei box, quelli con l'intermedia, tranne forse Cartista, no, anche Cartista decide di mettere la freccia, quindi uno stem che addirittura sta cercando di tentare la fuga col fatto che ha una gomma di vantaggio sul secondo classificato, che in questo momento è di legge, probabilmente però arriverà un pochino più lungo con la prossima sosta. Ovviamente gira davanti Stam in curva 1, Drago Lievitato che rientra appena dietro di legge, tra proprio di legge e Fabio. Chi ha perso di più è J-Sport, che deve anche portare la gomma in temperatura. Dalla terza posizione scivola fino alla sesta, la gomma in temperatura permette anche a Fabio il surname di attaccare un Drago Lievitato che deve scaldare il prima possibile il suo pneumatico. J-Sport perde la posizione anche nei confronti di Shumi Legend, scivola in settima, continua ad andare ruota a ruota Drago Lievitato e Fabio il surname in discesa verso curva 4. Attenzione alle frenate perché lì davanti c'è di legge che ha dovuto anch'egli allungare la frenata, quasi si trascinano fuori ma si rispettano molto molto egregiamente. Confermo il suo nome, che quindi prende la terza posizione, scivola in quarta Drago Lievitato, anche lì nelle retrovie mi è parso di vedere Giovi passare Z Pro Mauro, tanta azione ovviamente in pista e soprattutto dovremmo tenere d'occhio i piloti con la gomma soft qui a centro gruppo che risaliranno diverse posizioni a livello cronometrico. Stem, hai ben detto, ha dato un grande tirone, anche immagino una manata pesante sull'Hertz per aprire il prima possibile questo gap, sfruttare questi primi giri di gomma soft e magari poi anche ragionare, mettersi su un ritmo più pacato e non stressare troppo lo pneumatico. Per il momento è a 3 secondi di vantaggio nei confronti di questo triello che sembra molto battagliero, poiché Fabio sembra voler andare nei confronti di Dilegge, anche Drago sembra volersi riprendere le posizioni, va all'interno Fabio rispetto a Dilegge, va anche Drago con Dilegge che saggiamente si chiama fuori, tenta invece di resistere, pensavo lasciasse strada a Luigi. I due hanno entrambi il DRS, Fabio il suo nome è l'unico senza, di legge si riprende la posizione nei confronti di Drago Lievitato che invece resta lì, va profondo alla 4, di legge non vuole mollare, alla fine decide di desistere Luigi, mi aspettavo in anticipo questa desistenza. Una lotta che permette al triello appena dietro di loro, composto da Metrano, Schumi, J-Sport, in realtà si è unito anche Cesco, gli permette di rientrare e allora dalla seconda fino all'ottava posizione sono tutti in zona di DRS, purtroppo l'unico nella terra di nessuno, Vampir oltre il secondo rispetto a Cesco e con 3 secondi di vantaggio nei confronti di Bigno che lo recupererà, lo andrà a recuperare vista la gomma soft e potrebbe magari tentare di agganciarsi al pilota Williams per rientrare rispetto ai primi della classe momentaneamente. Giro veloce ovviamente da parte di Stem, 3 secondi per Z Pro Mauro, insomma carte che si sono mischiate, saltano un po' gli schemi, si è sgranato decisamente il gruppo. Sì, un grandissimo Stem, non ero sicuro che quella fosse la strategia giusta, soprattutto perché è difficile lasciare la leadership in un momento in cui comunque stanno tutto quanto bene, invece molto freddo Stem, molto bravo Stem a capire qual era il momento esatto, tanto che ormai ha un vantaggio di quasi 4 secondi rispetto a Fabio il surname. Fatto sta che, come abbiamo detto prima, bisognerà capire se Stem con questa gomma soft dovrà fare una sosta in più rispetto agli avversari. Per quanto riguarda le previsioni meteo, al momento tra 60 minuti da ancora asciutto, immagino che attorno ai 60 minuti il Gran Premio sarà abbastanza finito, quindi questo chiaramente non vuol dire che non arriverà la pioggia, ma è certamente un segnale in più in questo verso. Seguiamo anche Lele Salva, l'altra Alfa Romeo, per un momento l'avevamo visto sotto addirittura al decimo rispetto a Cartista in un tratto guidato, quindi forse un'incertezza da parte di Lucio Manno, campione in carica della Pro League vinta da lui lo scorso anno, e vediamo insomma se i due magari riescono a trovare equilibrio per cercare di rientrare rispetto alla top 10. Sotto il decimo Schumi anche rispetto ad Ametrano, Schumi che sta cercando di far fruttare questa gomma morbida Ametrano, e per difendersi si trova a dover attaccare di legge che anch'egli molla i freni, va più profondo e leggermente lungo, perde il punto di corda, e questa è la fase complicata di un'eventuale manovra di sorpasso nel doversi difendere, che ti trovi a dover attaccare per poter tentare di resistere e rispondere alla frenata del pilota che sta cercando di sopravanzarti. Ci ha riprovato anche qui Schumi all'esterno verso curva 4, ma nulla da fare, comincia a splendere il sole, a scaldare l'atmosfera, a scaldare l'asfalto, ovviamente 18 vetture che girano danno una bella mano, e quindi credo la gomma media stia cominciando a lavorare bene anche per Fabio il surname, che si è plafonato lì sui 4 secondi rispetto a Stem e non sembra continuare ad aprirsi con la vivacità diciamo che abbiamo visto nei primi giri.
tra Stem e Fabio Zurnem, complice anche una leggera lotta. Drago l'abbiamo visto chiudere il DRS in anticipo, ci sta ovviamente anche questa fase di studio nel non voler attaccare, tenersi lì calmo, recuperare un po' di Ers, che sul bagnato non si usa così tanto, ma credo soprattutto vista la lotta che c'è stato tra Drago e Stem, il pilota Mercedes che adesso va ad attaccare Fabio Zurnem all'esterno verso curva 3, un Fabio che alza addirittura il piede, va anche Cesco nei confronti di J-Sport, un Cesco che ha la gomma media, quindi è lì nel gruppo, bravo, tiene bene la coda, buono, felice che per lui, che ha esordito in Master già nel 2021 se non vado errato, ma con diversi problemi di connessioni, no, non ricordo se era Cesco o avesse un nickname molto simile, lo vado a recuperare al volo. Comunque buon per lui che è lì in settima posizione con la stessa strategia di tutto il gruppo. Sarà curioso capire prima, adesso vai, scusa. Ah, no, ti lancio la riflessione, capire se Drago e Fabio collaborano magari tirandosi il DRS per ricucire su Stem. No, è quello che stavo dicendo, appunto devono velocemente capire chi è il più veloce tra questi piloti e cercare di andare a riprendere Stem. In questo momento Drago fa il giro veloce, quindi sembrerebbe poter dare lui questo strappo, dato che la gomma soft di Stem sembra avere un vantaggio minimo, anzi in questo momento il trenino sta recuperando, bisogna velocemente andarlo a riprendere per far sì che la strategia di Stem possa essere messa a repentaglio, mentre purtroppo la Salva prende 3 secondi ed è la quarta penalità in soltanto 20 giri. Questo vuol dire che comunque la pista è abbastanza scivolosa. Vedo Z Pro Mauro Ghost, non ho fatto caso se c'è stata una disconnessione da parte del pilota Williams, mentre che Giovi tenta l'attacco nei confronti di un Migno stranamente in difficoltà con la gomma soft, ha recuperato un secondino rispetto a Vampire rispetto al precedente aggiornamento, ma in questo T2 ha sofferto leggermente un possibile attacco di Giovi. Non so Z Pro Mauro, continuo a vederlo fantasma e non ho fatto caso che c'è stata una disconnessione. Il ritmo c'è, non è un IA che gira all'85 questa, visto che rimane lì comodamente con i due piloti davanti a lui e Ganu non si fa sotto, quindi è particolare questa situazione con Z Pro Mauro, che non vorrei che sia fantasma soltanto per, cioè sia fantasma ma in realtà fisico, quindi non vorrei che ci sia qualche distrazione da parte di qualche pilota quanto è andato profondo qui staccato alla 1. Un Z Pro Mauro, Mauro Perazzo molto arrembante, così come Giovi che però si è calmato, si è reso conto che Bigno sta recuperando rispetto a Vampir, quindi c'è la possibilità di entrare più comodamente in zona punti anche per il secondo alfiere Haas, almeno con le posizioni in pista in questo momento. Quanto riguarda Mauro, in questo momento lo vedo fisico, in realtà, infatti credo che sia soltanto un bug, anche perché non sto utilizzando molto l'ERS, cosa che se solitamente i Ghost, quando un pilota crasha, quando rientra si trova la batteria praticamente svuotata, perché la tendenza del Ghost è quella di spammare ERS al più non posso, cosa che in questo momento Mauro sta facendo, sì, ma con molta parsimonia, quindi credo che sia soltanto un bug grafico. E allora torniamo nelle primissime posizioni, 3-8, coppia Drago Lievitato Fabio, in realtà tutto il trenino fino a J-Sport che sta lavorando bene, allora si sono messi d'accordo, stanno sfruttando questo momento di carica da parte di Simone Carruba in arte Drago Lievitato 97, vinse lui la Pro League nel 2021 festeggiando in Brasile dopo un'epica lotta con il duo Red Bull di Birillo e Dato Izzi, che fu davvero tosto da dover gestire, un'incredibile difesa, ricordo in Francia sul rettilineo del Mistral, bandiere gialle esposte amaramente per l'Ele Salva. Purtroppo quest'anno davvero non ci siamo, né in qualifica l'Alfa Romeo ha potuto avere un secondo pilota sulla quale contare, e dispiace dirlo perché è un Lele Salva che ha esordito il 2021 su F1 2021 insieme a Fabio Zurnem in Pro League, davvero ben figurando, stando lì insieme a lui per molte gare, non raccogliendo gli stessi risultati in gara, molto molto veloce in qualifica in quell'annata. L'anno scorso nella Master nelle prime qualifiche c'è stato, poi purtroppo ha dovuto abbandonare il campionato. Quest'anno per il momento manca anche quell'abbrivio, quella gioia, quella vivacità che aveva anche in qualifica. Alfa che ha potuto contare su un ottimo terzo pilota, Alessio Fiorino, con una
prima fila Jeddah in seconda posizione, poi ad Imola un quarto posto, però lo stesso Alessio, militante Sport League, che anche egli, così come Vampir citato in precedenza, si sta giocando il campionato. Un Vampir che si vede attaccato da Giovi, perde addirittura due posizioni, era l'unico senza DRS, sono arrivati Bigno e Giovi a battagliare anche alla 3. Si prendono entrambi la posizione nei confronti del pilota Mercedes. Adesso andrà forse anche Zeta Pro Mauro, che è di grande carica. Vampir che anche da sostituto si chiama fuori. Mauro ne fa due. Attenzione a Giovi, è decisamente fisico perché si è infilato in un fazzoletto, ma è stato leggermente toccato da dietro a Luca Bigno. Un miracolo che non sia arrivato a toccare Giovi. Anche bravo lui nel andare leggermente sopra sterzo, far curvare la vettura in quel modo ed evitare di centrare in pieno la Haas di Giovanni Costa. In questo modo ne escono tutti quanti sani. Non mi pare dal timing ci siano danni. Per chiudere il discorso Alfa Romeo, anche in classifica costruttori si purtroppo fa fede soltanto i punti portati da Fabio Surname. Farebbe comodo insomma trovare anche un Lele per insomma la sua voglia e divertimento, insomma glielo auguriamo nella seconda metà di campionato dopo la pausa invernale, magari riuscire a mettersi a posto su tutto. Errorino qui di Sciomi che va a pizzicare la posteriore destra di Mattia Metrano. Bandiera gialla nel T3, forse per il testacoda, per la lotta tra Luca Bigno. Che gruppo selvaggio, qui addirittura in tre, ma torniamo davanti perché c'è stato un contatto tra Mattia Metrano e Sciomi. Cesco che si deve guardare dal possibile tentativo di passare Sciomi Legend, ma nulla di fatto. Torniamo allora tra Bigno e Zeta Pro Mauro, continuano a battagliare. Zeta Pro Mauro aggressivissimo in questa fase con Vamper, che si vede coinvolto in una guerra intestina tra queste due vetture sulla minimappa azzurra, e quindi indistinguibili, con la livrea decisamente più riconoscibile. L'Alpine iniziata Pro Mauro che torna in zona punti, va a sorpassare Luca Bigno dopo nella precedente tornata un momento di grande panico. Credo ci sarà qualcosa da ridire nel post gara per Metrano, che dalla timing ci viene segnalato con un leggero danno al fondo, è stato davvero pizzicato da Sciomi alla staccata della 3. Danno invece all'ala per Lele Salva, che quindi sì, scivola in ultima posizione ed è stato lui allora a provocare la bandiera gialla nel T3. Sì, speriamo per Mattia Metrano che sia soltanto un danno al fondo e che non ci sia addirittura di peggio, come ad esempio un danno al sidepod, che sappiamo essere molto incisivo per quanto riguarda le prestazioni, mentre il danno al fondo sì dà fastidio, ma ci si può comunque guidare sopra. Nel frattempo davanti hanno eletto come pilota più veloce Drago, che sta andando di gran carriera a recuperare secondo i prezzi di Susdem, il quale probabilmente ha finito la gomma anzitempo. Stiamo parlando comunque di una gomma soft, certamente. Attenzione, De Salva si ritira ai box, quindi niente safety car. Lo spero di sollievo per diversi piloti, soprattutto chi ha la soft, che sta cercando di farla fruttare. Comincia anche a lampeggiare Stem dal suo LED posteriore. Vi recupero il compare del passo tra Simone Fracchiolla e Drago Lievitato. È oggettivo, insomma, Drago un secondo e due all'incirca recuperato da quando si è messo davanti a Fabio il Surname di forza. Hanno trovato un grande accordo. Lo vediamo con la grafica di sua impressione. Uno Stem che è sempre rimasto lì sull'8 e 194. Decide di andare davanti Fabio. Insomma, ha sfruttato questo momento di Drago Lievitato. Prova magari con anche lo sprint extra del DRS a cercare di avvicinarsi lui per primo il prima possibile rispetto a Stem, perdonandomi la ripetizione. Una lotta tra Drago Lievitato e Fabio il Surname, che di traverso, non so se si è traversato per il leggero contatto con la posteriore destra di Fabio il Surname o per aver pinzato ulteriormente per non centrare l'Alfa Romeo di Fabio. Insomma, lo vediamo dalla grafica di impressione, sì, si è avvicinato Drago, ma lo vediamo bene, insomma, anche a vista d'occhio con questa visuale aerea, quanto siano ormai ricongiunti a Stem, che mette la freccia a destra, va ai box pur di evitare di dare il DRS a Fabio, che credo l'abbia preso per questo breve rettilineo principale. Dovrebbe essere prima dell'ingresso in pit lane la detection point. No, invece non si sì, è aperta l'ala sull'Alfa Romeo di Fabio Surname, che quindi si è riuscito a difendere senza troppe difficoltà in questo primo rettilineo. Ma verso la salita di curva 3 ci sarà poco da fare. Stem che ovviamente sprofonderà fuori dalla zona punti. Qui bagarre di nuovo tra Drago Lievitato e Fabio Surname. Un Fabio è molto astuto, ha lasciato sfogare Drago nel precedente stint, ha cercato di approfittare della carica con la quale stavano arrivando rispetto a Stem per avere il DRS e provare eventualmente anche a tirare fuori Drago Lievitato, che è molto attento, si è fatto trovare pronto, si è rimesso davanti al pilota Alfa Romeo.
torna quindi a guidare il Gran Premio d'Austria soltanto al 27esimo giro. E si naviga con la possibilità che la seconda è complicato, che arrivi la seconda bomba d'acqua tra un'ora e mezza. Adesso il ritmo è decisamente più rapido rispetto a quanto stavamo facendo con l'intermedia. Fosse stata più lunga la pioggia nel primo stint, pensavo in effetti che si poteva, magari, forse, non lo so, mi arrampico sugli specchi, cercare di ragionare, insomma, se con la possibilità che la seconda pioggia bomba d'acqua potesse entrare, sfruttato davvero tutto in uscita di curva 1, Draguli evitato che sta dando un bel tirone e stanno andando via. Vigno, rispetto ancora ai giovani J Sport, vai Vigno in box, che come SDEM ha fatto una sosta molto anticipata, 13 giri di gomma soft per SDEM e 14 per Luca Vigno, che entrambi vanno su gomma media. Immagino che vogliano splittare in due giri che mancano su una doppia gomma media. È una strategia strana perché può essere molto fruttuosa, ma allo stesso tempo si trovano in una posizione veramente molto scomoda, anche perché dovranno comunque, nonostante la gomma più fresca, passare tanti piloti e passare anche tanti treni di piloti che si daranno di darsi tra di loro. Non sarà affatto facile, una scelta molto rischiosa, e infatti sono soltanto in due a farla, ma che può veramente essere fruttuosa al termine del Gran Premio, se dovesse essere veramente questa qua la strategia vincente. Sì, anche gruppi abbastanza peperini, perché tra Giovi, Zeta Pro Bauro, Bigno, già ci sono state tante dispute tra loro tre in quel di Imola, e sembrava un momento un po' complicato. I tre piloti invece sono stati molto rispettosi l'uno dell'altro e dell'altro, e si sono ben mossi, e alla fine Bigno si è chiamato fuori. Questa gomma soft era arrivata alla frutta, si è fermato Stem ed è rientrato dietro a Flaminio, così come Bigno è rientrato invece dietro a Lopeschi. Dicevi bene, tante posizioni e tanti piloti da dover sorpassare, mentre che Ametrano battaglia con Cesco, leggermente in difficoltà nel primo gruppo Sciumi, poiché già l'abbiamo visto in precedenza, era arrivato a 9 decimi rispetto a Cesco, è stato sorpassato infatti da J-Sport, è un po' lì sul filo, un po' tirato Sciumi. Non vorrei che ci sia un leggerissimo danno all'ala sulla paratia di sinistra non segnalato dal live timing, tant'è che mette la freccia a destra molto anticipata Sciumi. Ah no, perdono, anche Sciumi era sulla rossa, come l'ho detto, pensavo fosse anche egli sulla gialla. È essenzialmente allora la gomma morbida che, come ben detto, è arrivata, non ne ha più. Anche Sciumi probabilmente andrà sulla gialla, la pioggia è troppo lontana, e comunque con la gialla 41 giri sono tanti per arrivare fino in fondo. Che comunque, visti anche i passi di ieri con la gomma media, decideranno di dividere in due lo stint, quindi perciò probabilmente uno stint da 21 giri o da 20 giri per arrivare sul traguardo con due gomme medie, che comunque ha a disposizione, perché la qualifica è stata bagnata, quindi potrebbe anche paradossalmente allungare un pochino con questa gomma media e montare una soft al termine. Non so però quanto sarà fruttuosa questa strategia, perché SDEM sì, adesso sta volando, sì, sta arrivando sul gruppo davanti, ma gruppo che è composto da Mauro, Giovi, Ganu, Vampir e Flaminio, tutti quanti con DRS. Nel mentre, dopo un duello bello maschio, forzato, vigoroso, anche con qualche leggerissimo colpo appena sotto la cintura, Cesco riesce a prendersi la posizione nei confronti di Ametrano, non ha dato nessuno sconto di pena il pilota Red Bull Ametrano, che in un modo o nell'altro però si è visto sopravanzare da un agilissimo pilota Aston Martin, una manovra funambolica all'esterno della 7. Per carità, ci deve essere molto rispetto anche dal pilota all'interno che lascia il giusto spazio, quindi in un modo o nell'altro è stata una bella manovra da parte di Cesco, che poi qui in frenata arriva davvero sotto al diffusore della Ferrari di Luigi Di Legge, che di colpo si vede assalito da un cespuglio, no, un Aston Martin e dentro, attenzione, no, ha rotto, no, ha girato Stem? Rotto, ha tentato una dive bomb, credo, su Flaminio, ha mancato il punto di frenata, è stato colpito da un altro pilota che non sono riuscito a vedere, credo ci siano dei danni perché la botta è stata piuttosto grande. Dalla live timing viene segnalato un leggero danno sulla paratia di sinistra della sua lanterniera, un piccolo danno anche al fondo di Vampir, la Mercedes, quindi forse in quella zona, diciamo, che è andato ad impattare purtroppo Stem, che tentava
Mi pare di capire una manovra un po' in ritardo, forse anche che arrivava con tanta carica, tanta voglia di risalire. Si è trovato il gruppo che, insomma, la quinta vettura di un gruppetto è sicuramente ha frenato in anticipo rispetto a quanto dovrebbe fare. Quindi spero per Simone non saltino gli schemi, perché insomma possono succedere ancora tante cose. Non siamo nemmeno a metà gara. Ha fatto un rientro ai box un po' da rivedere. Però insomma, magari adesso si mette su una gomma media nuova, dove può far ritmo. Non gli viene cambiata l'ala, purtroppo. Ai ai ai, questa è una mazzata. Deve comunque rimanere in pista, deve sperare in una safety car, perché a questo punto si troverà appena davanti a Vespa, una gara da dimenticare fino a questo momento, al netto di safety car che potrebbe rimetterlo in gioco. Ma al momento la prima posizione è molto distante, sta arrivando in questo momento in curva 3, mentre i piloti di testa stanno già per prendere il terzo settore. Incredibile come di ritmo si sia aperta una finestra davvero ampia. Eravamo sui 5 secondi all'incirca prima della sosta tra J-Sport e Giovi. Certo, Giovi adesso è il capotreno di un gruppetto che ha battagliato davvero tanto, con anche Bigno di mezzo, con Stem che è arrivato. Tirone di colpo da parte di Giovi, o grande difficoltà per Seda Pro Mauro, che addirittura esce fuori dalla zona di DRS. Aveva già preso il detection point sotto al secondo, prima della penultima curva, ma qui è davvero sul filo. Infatti va largo, riesce a rimanere, danzare sul limite. Vediamo se è arrivato l'avviso per continuare questa simpatica zona di avviso un po' a caso in uscita da curva 1. Fatto sta che, nonostante ciò, è riuscito a rientrare rispetto a Giovi nella zona di DRS. Quindi non era uscito compostissimo nemmeno Giovi lì in trazione sul cordolo. Tanto ai box anche Lopeschi. Una chiamata un po' strana, perché 19 giri su questa gomma gialla. Forse vuole dare qualche indicazione a Cesco. Va sulla rossa Lorenzo Tamorri. Strano, molto strano. Probabilmente si rende conto del fatto che dietro in classifica e che per recuperare serve una matta, però al momento sembra abbastanza inspiegabile come mossa. Lopeschi in 3 giorni viaggia verso quota 150 giri di gara ufficiale, visto che ha corso i 36, se non vado errato, sono alla 50, i 71 di ieri, e ovviamente per il momento i 34 di questa sera. Il rorino anche da parte di Gano, che va largo in curva 1. Si vede allora attaccato subito da Luca Flaminio. Due piloti navigatissimi che salgono in salita verso curva 3. Va profondo in staccata Gano, ma nulla da fare, deve cedere a Luca Flaminio, che dopo il testa coda nella prima parte di gara tenta di risalire. Ritiro da parte di Stem, forse ai box anche questo, perché dalla posizione o ha E box. battuto in uscita di curva dell'ultima curva, ma vista anche le bandiere gialle esposte nel T1 e T3 la conferma da parte di Gallians, Stem è purtroppo costretto al ritiro ai box. Non lo so onestamente, perché non sembrava avere danni irreparabili alla vettura. C'era sì questo leggero danno all'ala, ma insomma è un peccato anche per il tempo e la dedizione che si dedica alla preparazione di una gara in Master League. Ok, c'è stato quel piccolo errore, magari una disputa nel post-gara, non so se ci sarà qualcosa da recriminare. Intanto posizioni perse da Joey, che va ai box. Anche io, stint molto breve questo con la media, e mancano, siamo a metà gara, non credo una gialla ti porti fino alla fine. Ieri all'incirca in un modo o nell'altro la gialla è stata tirata per 38 giri, addirittura rossa. Il fatto che i piloti hanno corso con l'intermedia, la qualifica, hanno tutti un enorme numero di gomme a disposizione, dato Flaminio anche nei confronti di Zeta Promoro, davvero tanta azione in pista e strategia anche difficile da leggere. È una buona mossa questa da parte di Joey per tirarsi via da questo trenino che lo inseguiva. Mi viene da pensare, dato che la mossa di Lopeschi non è stato l'unico a farla, ma anzi lo ha comunque seguito un pilota che si stava lottando punti importanti, mi viene da pensare che i piloti abbiano altre informazioni sul meteo, perché qua sul tracker ci dice adesso che pioverà tra 60 minuti. Se effettivamente fosse così, saremmo ben oltre probabilmente anche le interviste post-gara, quando arriverà la pioggia sul circuito austriaco. Date queste strategie, può essere che stiano tentando un undercut perché magari il loro ingegnere di pista gli dice qualcosa di diverso.
Molto, molto strana come decisione perché, come abbiamo visto prima, sia con SDM che con Shumi che con Luca Bigno, sì, la soft, la rossa ti dà un grandissimo spunto iniziale, guadagnare tanto tempo, ma dopo 4, 5, 6 passaggi inizia subito a calare, poi da lì non si riprende più. Non ho fatto in tempo a mandarvelo in onda, ho intravisto un rammaricatissimo Stem riguardare le immagini del suo incidente dalla sua live e insomma ci ha ragionato molto, è andato in testa a coda Vampir anche, si è allontanato tanto dal gruppo, si ritrova a battagliare addirittura con Biglio che si era fermato, quindi deve essere successo anche qualcosa a Vampir che era lì con il gruppetto fino a Fondo, poco fa. magari un danno oltre a quello del fondo, magari può essere stato pure il sidepod. Anche qua viene sorpassato in maniera abbastanza agevole. Sì, ok, la gomma più prestazionale da parte della Williams, ma mi sembra proprio vedere che Vampir scoda parecchio, probabilmente un danno abbastanza importante per lui, che rientra in box. Se si fa sportivamente sulla destra, via libera a Luca Bigno e torna ai box. Allora l'Alfiere Mercedes, torniamo a dare attenzione ai ragazzacci lì davanti nelle primissime posizioni con un Drago Levitato che non molla il suo ritmo, continua imperterrito. Ovviamente impossibile scrollarsi di dosso un ragioniere, nemmeno troppo, che non può star troppo lì a fare i conti, però si sono piantati sull'1-8 e 1 non lo vogliono mollare se non migliorare. 1-8-0-73 addirittura qualche tornata fa per Drago Levitato, l'ultimo giro alzato leggermente 1-8-4, tutte le altre tornate sono state davvero dei metronomi primissimi di questo gruppo, arrivando a 12 secondi rispetto a Flaminio. Secondo me su questo ritmo potrebbero addirittura pensare di fare una sosta per cercare di stare davanti a quel gruppetto che si è un po' sgregato. Prima erano 6-7 piloti, adesso ne sono rimasti 3, che comunque potrebbero essere pericolosi. Potrebbe aiutare Gano, in effetti, visto che ha il suo compagno di legge lì davanti. Gano, magari restando il più tempo possibile fuori, potrebbe magari cercare di far perdere qualche decimo prezioso agli eventuali piloti che fermandosi gli finiranno dietro. Cesco è davvero molto aggressivo, sempre vicinissimo a dileggio in frenata, quasi a spintonarlo. Sembra un po' stile NASCAR, una spintina sul dritto da parte di Cesco per pressare una bussata, ecco, più DTM style. Shumi intanto su Flaminio, Shumi che dopo la sosta tenta di risalire in qualche modo. Vediamo se allora Vola, questo triello può avere un sia ritmo più perché brillante. a 12 secondi dal gruppo di testa, quindi vuol dire che sì, quando gli altri rientreranno avrà una gomma decisamente più serrata, ma entrerà ampiamente in prima posizione. Anche qui strategie diverse, bisogna vedere quale sarà quella vincente. Adesso ha tanta strada davanti, tanta aria pulita e potrà, a differenza magari di un Bigno che si troverà più nel traffico, dare tutto quello che ha per guadagnare il tempo possibile con la gomma nuova. Intanto un danno pesantissimo per Vampir al fondo, un profondo rosso essenzialmente dalla grafica del live timing al fondo. Non so se con un testacoda le gomme sembrano pulite, non vorrei un erroraccio magari lasciando la pit lane lì, il guardrail dà un po' di fastidio, non vorrei sia arrivato lì magari una sportellata al guardrail. Mamma, Cesco quanto pressa su di legge, che cattiveria di Cesco nel tentativo di attaccare di legge che, molto esperto in frenata, si fa sulla sinistra in impostazione per andare più profonda, evitare di colpire Fabio il surname e difendersi in qualche modo da un Cesco arrabbiatissimo quasi sempre per voler passare sopra i suoi avversari questa sera. Buon per lui, lo seguiamo anche dal suo board, insomma, felice che per una volta, no, più volte ha dimostrato il suo valore in questa Master League e lo scorso anno in qualifica, ma non in gara, perché non era 2021 ma 2022, nella quale aveva difficoltà di linea. Francesco, che quest'anno nella quarta posizione è stato il suo miglior risultato in classifica, in undicesima piazza a 18 punti, e come detto, il miglior piazzamento al quarto posto. Collezionato solo una volta, essenzialmente l'ingresso in top 5, solo 5 gare completate. Questo stona un po', ciò implica almeno due ritiri o eventuali assenze. Giro più pacato questa volta per
per il poco fortunato Cesco, che comunque al momento è in una piazzola davvero onorevole. Torniamo a dare un po' di spazio al ritmo di Drago Levitato, ve lo mando in sovrimpressione ciò che sta facendo Drago Levitato rispetto a Shumi, che per carità ha dovuto sorpassare Mauro e Flaminio, però è colui che ci sta, ci serve da riferimento, insomma, per capire se c'è la possibilità di fermare. In realtà no, perché Shumi da 12 secondi è passato a 9-6 rispetto a G-Sport, uno Shumi che sta andando davvero forte con queste gomme fresche. Lo abbiamo un momento in sovrimpressione, visto ormai l'abbiamo mandato. Un secondo davvero tondo per Shumi, che gira più forte negli ultimi 4 giri rispetto a Drago Levitato. È più corretto avere il gap tra Drago Levitato e a questo punto Luca Flaminio, sebbene sia solo una coppia a questo punto che potrebbe ostacolare eventuali piloti che si andranno a fermare. E insomma, è più evidente sotto questo punto di vista il gap che continua ad aprirsi giro dopo giro. Arrivano 3 secondi di penalità anche per Vampir, che a questo punto è in una gara davvero tanto complicata. Se quel danno al fondo, sebbene quest'anno siano un po' più leggeri, insomma, è in una percentuale molto pesante. Sì, veramente. Non so cosa possa essere successo. Probabilmente un contatto molto pesante che non abbiamo visto in diretta, o un lungo in curva 1 che lo ha lanciato sul dissuasore, sul salsicciotto giallo, che gli ha probabilmente sventrato la macchina. Probabilmente ne sapremo di più stasera o domani, guardando al forum. Il fatto sta che è un gran peccato, perché si trova all'esordio in Master League e non stava sfigurando assolutamente in mezzo ai campionissimi. 27esimo giro iniziato su questa gomma media per Drago, Fabio Di Legge, Cesco Ametrano e J Sport, quindi dalla prima alla sesta posizione. 11esimo giro di gomma media per Shumi Legend. C'è da la tua lettura è stata molto anticipata e molto esperta, insomma, della doppia gialla. C'è da capire quanto magari qualcuno vuole prendersi il rischio di allungare forse altri 5-6 giri in più rispetto a quanto faranno gli altri, e provare a montare una gomma soft che magari nel finale, con lo scarico di carburante e la possibilità, no, la pioggia non entrerà mai, a 60 minuti non arriverà mai la seconda bomba d'acqua. C'è da capire quindi chi vorrà magari tentare l'azzardo di provare ad andare su una mescola più morbida nell'ultimo stint, perdendo nei primissimi giri quando i propri rivali si andranno a fermare per montare una media nuova, ma poi potendo rientrare con una gomma davvero arrembante. Abbiamo visto, J Sport ne è stato prova più volte in questa Master, comunque, di anche quanto paga allungare lo stint di solo i 2 giri per poi andare a montare la stessa mescola dell'avversario, essenzialmente, quindi andare sulla gialla piuttosto che rischiarsi una rossa nel finale. Sarà molto interessante sotto questo punto di vista la strategia nell'ultimo stint, e anche capire come si piazzerà, diciamo, Shumi in questo gruppo, perché Flaminio, attenzione, Shumi Di Legge che ancora una volta è costretto ad attaccare per difendersi rispetto a Cesco, che addirittura all'esterno con mezza vettura sul cordolo, in una posizione davvero molto complicata, continua a battagliare con Di Legge per salire sul podio. Lucky Cesco ancora all'esterno qui alla 4, con quasi tutta la vettura fuori dalle linee imposte dalla Codemaster, in un modo o nell'altro continua a difendersi. Grande prova di classe in effetti sotto questo punto di vista da parte di Luigi Di Legge, fa valere la sua esperienza, anche prova di nervi, perché avere un giovane rampante che essenzialmente si fa vedere in tutte le staccate non è davvero facile, e soprattutto rimanere concentrati e non colpire. Insomma, Fabio il surname davanti a lui non ha la visuale pulita, e il buon Luigi Di Legge, quindi una davvero grande, vigorosa, bella prova da parte di entrambi i piloti in questo duello estenuante, che quasi una decina di giri che va avanti, qualcosa di meno, 5-6. Anche perché adesso comunque dovranno fermarsi, immagino, perché Shumi sta arrivando, quindi non credo proprio che nessuno vorrà tentare di arrivare fino in fondo con queste gomme, con uno Shumi che, se dovesse arrivare, farà il bello e il cattivo tempo dei piloti davanti a sé. 30 20, o 29 giri su questa gomma quando ne mancano 25, quindi non lo so, probabilmente si stanno tenendo per una soft. L'esperto della strategia qui è lei. Diciamo che avrebbe poco senso montare un'altra media adesso, avrebbe avuto più senso montarla prima. Sì, una chiamata più anticipata avrebbe portato anche la possibilità di fare undercut rispetto ai propri rivali, quindi intrigante. Si fanno tutti sulla destra di colpo. Ci hanno ascoltato magari.
ovviamente salutiamo tutti gli ingegneri che ci stanno seguendo lì dietro, che rischio Concesco che ha dovuto pinzare per andare in box senza colpire di legge, e a Medrano che si è trovato qua praticamente due vetture non ferme ma decisamente ad una velocità ridotta rispetto alla quale stava procedendo il pilota Red Bull, che si trova leader del Gran Premio d'Austria. Passa Schumi, vediamo dove rientra questo gruppo, perché avevamo da poco messo il distacco dalla vetta, i 19 secondi c'erano per la zona Ganu, quindi è fondamentale capire dove rientreranno rispetto al... no, si è fermato anche Ganu, quindi nulla da fare. Biglio un po' troppo interno in curva 1, giro richiesto, pure avviso. Sono lì con Giovi che invece era sui 18 secondi. J-Sport va all'attacco di Mattia Medrano, posizione fondamentale per rientrare davanti al pilota Red Bull ai box, tirare in questo giro di... non sembra eventuale, sì, un po' di traffico c'è per Drago che si trova dietro a Bigno, e Fabio che ha perso di nuovo la posizione rispetto a Dileggio e Box e si trova addirittura dietro a Giovi, quindi Giovi posizione Box è sfortunata per Fabio due volte, effettivamente molto sfortunato Giovi, che sembra anche comunque mantenere il treno di Dileggio. Adesso però arriva la zona più difficile, la zona guidata, quindi probabilmente farà un pochino più fatica a tenere più che altro dietro il pilota con gomma nuova, ovvero Fabio e Cesco. Diciamo, non un buon timing per Giovi, che in questo momento si trova vittima abbastanza semplice, una preda abbastanza semplice da catturare per i piloti che lo seguono. Primi due J-Sport e Medrano che proseguono, ovviamente anche Schumi che ha una gomma di una decina di giri più fresca rispetto alla concorrenza, un Drago lievitato in formissima con questa gomma, mette due vetture tra sé e il primo degli inseguitori con questo stesso treno di gomme e di gioventù. Luigi Di Leggi in settima posizione, è stato molto rapido, agile, Drago lievitato in uscita da curva 6 a sopravanzare Luca Begno in discesa verso la 7, e poi altrettanto rapido in trazione in uscita da curva 1 nei confronti di Zeta Pro Mauro. Sale in quarta posizione virtuale prima dalla vetta, è già 14 secondi dalla vetta, un Drago lievitato, un undercut mostruoso, si parla già di 4 secondi di vantaggio rispetto a J-Sport. E adesso comunque la gomma media inizia a faticare parecchio, 31 giri sono tanti, poi magari non so come è utilizzato la batteria ibrida, vedo un'as girata, quella di Giovi purtroppo. Sembra non avere danni, e questa bandiera gialla sì, rimane, ma viene adesso rimossa, quindi via libera. La safety car avrebbe decisamente aiutato J-Sport a Medrano, e fatto infuriare Drago lievitato, non riesce a passare di legge rispetto a Bigno, perché Bigno è andato a prendere Zeta Pro Mauro, quindi hanno entrambi il DRS. E ne approfitta Drago lievitato per scappare, chiamato a muoversi di legge che va all'interno, prende la posizione rispetto a Zeta Pro Mauro, vediamo se riesce anche nei confronti di Biglio, che però è arrivato con grande velocità, aveva anche egli il DRS, andando a sopravanzare Zeta Pro Mauro. Si attiva anche Fabio il surname, ovviamente confronto impietoso di gomma, c'è poco da fare per Zeta Pro Mauro e Biglio, che perde la posizione, ne perde addirittura due, poiché prova ad infilarsi Fabio il surname in discesa verso curva 4, trazione, leggera piega verso destra, e riesce anche Fabio Zurdema a passare Luca Bigno, si prova ad attivare il prima possibile anche Cesco, che vuole essere, rimanere nella partita per la zona podio, soprattutto perché un gradino essenzialmente è scappato via, 2 secondi e 6 tra Drago e Di Legge, questi sono tosti da chiudere, molto tosti, ma attenzione a J-Sport, attenzione a J-Sport che nonostante gli altri si siano fermati continua imperterrito per la sua strategia, sappiamo come lui sia un mago nel gestire le gomme, a questo punto non so se voglia montare anche lui gomma media o tentare una soft nel finale, fatto sta che me lo aspetto, anche se magari in questo momento sembra un pochino complicato vederlo là davanti, ma me lo aspetto molto competitivo nell'ultima parte di gara. Lo vediamo, sì, Ghost, dalla modalità spettatore Zeta Pro Mauro, ma è decisamente fisico, stava per essere spedito in tribuna nella percorrenza dell'ultima curva, anche qui una differenza di velocità e di gomma impietosa con Cesco, che è andato sia al sorpasso di Zeta Pro Mauro che di Bigno. Switch anche tra Fabio il Surdema e Di Legge, le ultime due posizioni virtuali sul podio, con Di Legge che lampeggia, ha dato un grande tirone di Ersi immagino in quella fase movimentata per sovravanzare Bigno e Zeta Pro Mauro, deve cercare di tenere adesso la coda di Fabio il Surdema, che tenterà la risalita rispetto a Drago lievitato. Si è acceso di colpo tutto questo gruppetto, erano in 6-7 con calma in zona di DRS, di colpo si allontanano, si scranano, Cesco adesso costretto anche lui a cercare di rientrare rispetto a Di Legge, e i primi due che proseguono hanno allungato di 4,
5 giri questo stint sulla gomma media rispetto ovviamente diciamo ai concorrenti, rivali in pista che avevano fino a pochi giri fa. E a Medrano tra l'altro sta finendo tutto ciò con un leggero danno al fondo, quindi un piccolo merito in più per l'eventuale votazione del driver of the day. E comunque se elogiamo J-Sport sappiamo che anche lui zitto zitto e là dietro gli tiene il DRS, ipoteticamente rientrerà assieme al pilota dell'Alpine e potrebbe addirittura farsi spazio con l'alfiere appunto della scuderia francese, che potrà aprirgli una strada tra le macchine e magari risparmiare anche un pochino più di Hertz rispetto allo stesso J-Sport per provare un attacco al termine. Quindi attenzione anche a Mattia Medrano, che se questa qua dovesse essere effettivamente una strategia, non so se vincente, ma quantomeno da lotta per il podio, attenzione Vespa. Credo anche lui ai box. Ai box. Sì. Quindi attenzione sia agli Sport che a Medrano e anche a Shumi Legend, che a questo punto si trova a 3 secondi e 4 dal trenino composto dai due, e anche lui immagino sarà la partita negli ultimi giri. Immagino una sosta tra magari 2-3 giri per questi piloti qua. Sì, l'unico problema per Medrano potrebbero essere quei due avvisi che magari lo porteranno ad avere un po' il piedino in alcune fasi un po' più calde. Abbiamo intravisto intanto il bot di Vespa che cerca parcheggio e abbiamo intravisto sullo sfondo la vettura di Shumi che insieme ai primi due, ma ancora di più quella di Drago, è a 6 secondi e 8 dalla vetta. Drago ha mangiato una sosta essenzialmente ai primi due, che a questo punto sì, ovviamente andranno sulla gomma soft, ma dovranno anche loro recuperare un 18 secondi all'incirca dai primi. Effettivamente Drago sta facendo un passo estremo, non so quanto J-Sport si aspettasse questo passo di Drago, ma se continua a non rientrare in box, noi lo conosciamo bene, spesso sembra che faccia delle strategie folli, poi come per magia, per incanto, ritorna sempre là davanti. Però come dici bene, Drago 2-3 giri li riprende. È che noi comunque siamo qui comodi, tranquilli, al massimo gliela commentiamo. E alla fiducia di Ametrano che ha su J-Sport dice: Jay, per favore, fai funzionare questa tua strategia, altrimenti ho buttato l'eventuale possibilità di giocarmi il podio. Sarà intrigante, come hai ben detto, capire quanto Ametrano riuscirà a fare cercando di tenere la coda di Jacopo Rocchita, che per il momento va a chiudere il 51esimo giro dei 71 previsti per questo Gran Premio d'Austria. 20 alla fine, vediamo se si fa sulla destra. Nulla da fare, prosegue un altro giro. Drago è arrivato su Shumi, credo sia impossibile che i piloti là davanti tentino di non fermarsi, anche perché i distacchi sono veramente risicati, li vedono da dietro e mancano ancora 19 giri che sono eterni. Molto saggio Drago, evitato addirittura a chiudere il DRS sul rettilineo principale per prendere spazio la rincorsa rispetto a Shumi Legend, e qui chiudere la manovra senza troppa difficoltà in curva 3, 1 e 9 dalla possibilità di attaccare ciò che prima gli ha condotto, ha difeso con grande velocità, passo, ritmo, grande brillantezza. Drago evitato la primissima posizione, per il momento occupata da J-Sport, appena dietro questa coppia con Drago Levitato e Shumi Legend. Si sono leggermente avvicinati Fabio del Surname di Legge e Cesco, che è davvero bravo, dal secondo e uno è riuscito a chiudere quel decimino e rientrare in zona di DRS con di Legge. Adesso stanno rapidamente recuperando rispetto a Shumi, che magari se in questo giro riesce a tenere il DRS può aiutare anche i tre piloti dietro di loro. Jamie è sembrato voler tornare ai box, infatti sì, si muove J-Sport, giro faticoso per Ametrano che era arrivato addirittura a 2 secondi rispetto a J-Sport, una incertezza magari nel T2. Sì, probabilmente la gomma era finita e quindi ha fatto un errore che comunque non gli preclude la possibilità di lottare per il podio probabilmente. Gomma rossa per un ultimo stint infuocato per Jacopo Rocchita ed anche, immagino sì, Mattia Medrano. Si intravede la mescola più morbida portata dalla Pirelli. Jacopo J-Sport che rientra in ottava posizione dietro al suo compagno di scuderia e a Medrano in nona davanti al suo compagno di scuderia, quindi entrambi pista libera, possibilità di sfogare questa gomma. Attendiamo il passaggio alla prima fotocellula per da lifetiming vedere il distacco dalla prima posizione dal leader. 16-0-99, 16-3
chiamato Jay a chiudere 16 secondi in 18-19 giri, perché il 71esimo dobbiamo completarlo, non ci si ferma appena si arriva al 71, quindi deve fare un gran ritmo. Si parla di abbondante secondo al giro, perché ovviamente ci sono tanti piloti da dover sorpassare in mezzo. Esatto, praticamente un secondo il tiff della gomma, mentre Shumi rientra anche lui, immagino, a montare gomma solta a questo punto. Seguiremo con grande foga gli aggiornamenti tra J-Sport e la brevissima posizione, ma c'è da concentrarsi anche sulla lotta in pista tra Fabio Di Leggio e Cesco, che hanno un po' più alla portata. Con le varie soste si è fermato anche Bigno e ZW Mauro, ciò aiuta J-Sport perché tre sorpassi che essenzialmente non dovrà fare in pista, cioè questa è una buona cosa per lui. Triello qui con Fabio Di Leggio e Cesco che si giocano la zona podio e tutto sommato non sono riusciti a richiudere rispetto a Drago Lievitato, anche con le varie piccole indecisioni che ci sono potute stare da parte di Drago nel sorpassare Shumi Legend. Se l'ha presa leggermente con calma, ma nulla di che. Jay potrebbe andare per il giro veloce, così come Shumi Legend, è un punto in più che non fa male. Per il momento Lopez che sale in cattedra per il giro veloce, perché si sono fermati anche Cartista e Lopez che montare la gomma soft insieme ovviamente ai prima citati J-Sport, Metrano e Shumi Legend, che esce in settima posizione. Una strategia di Shumi che è stata interessante, però non gli ha permesso, cioè si è trovato a dover spingere da sola, non avere il boost del DRS, e quindi ha faticato di più in questa serata. Finalmente riesce nel sorpasso alla Chicesco rispetto a Di Legge, che è sembrato quasi voler lasciare strada. Abbiamo intravisto Luigi lampeggiare qualche giro fa, magari può starci che si mette in terza posizione di questo triello, prova a risparmiare qualcosa a ritmi ovviamente infuocati, perché Fabio lì di certo non sta andando con la manina fuori dal cockpit. J-Sport è 11-9 da questo gruppo, 15-3 dalla prima posizione di Drago Lievitato. Magari attendiamo ancora 2-3 giri per avere un compare dei tempi più interessanti, visto che siamo al primo giro essenzialmente veloce da parte di J-Sport. Quello precedente è stato segnato ovviamente nel T1 dall'uscita dei box. Sì, certamente, con Fabio che si trova a 2 secondi e 3, quindi 1 secondo e 3 della possibilità di attivare il DRS, però in questo momento i giri iniziano a scarseggiare, bisogna iniziare a guadagnare qualcosina, un decimino guadagnato, magari un decimino perso, fare un po' di elastico in questo momento non è la cosa giusta, quindi potrebbe anche darsi che possa passare Cesco per tirare lui, cosa che in questo momento però sembra non fare. Beh, Cesco è parso davvero bello arrembante, non sarebbe male capire quanto può avere a livello di ritmo, ecco, puramente senza il DRS. In quel giro che era fuori dal secondo rispetto a Di Legge è stato bravo, ha ricucito, è rientrato, quindi sarebbe intrigante vedere il potenziale di Allachi Cesco per capire se eventualmente potrebbe essere un pensiero in più per Drago Lievitato. Qui grande lotta con ZW Mauro con la gomma soft nuova, che va al sorpasso di un Vampire comunque stoico e fedele alla causa Mercedes nel restare in pista nonostante i pesanti danni riportati dalla sua vettura. Mauro che con grande carica alla gomma nuova va all'attacco, invece no, aspetta a voler attaccare nei confronti di Bigno, poiché entrambi sono sulla stessa strategia, hanno entrambi due giri su questa gomma morbida, in un modo o nell'altro con l'intreccio, con i vari duelli non si separano, i due hanno girato davvero simili e si trovano a battagliare per la zona punti, poter rientrare su Gano eventualmente per un punticino in più, un po' più lontano Flaminio, ma un Flaminio che è già al decimo giro di gomma soft, ne deve fare altri 14, quindi arriverà un po' alla canna Luca Flaminio. Quindi per questa coppia Bigno Z Pro Mauro c'è la possibilità di rientrare verso l'ottava posizione, magari se non bisticciano troppo. Sì, al netto dei secondi di penalità che comunque entrambi hanno preso, sì. 3 secondi sia per Luca Bigno che per Mauro, quindi dovranno sì passare, ma poi anche creare un divario tra loro, i piloti che li seguiranno davanti. Fabio Surname tra il 2-2-2-3, limite, molto al limite per arrivare all'ultimo giro a giocarsela con Drago. 13-7 invece per J-Sport dalla vetta di Drago Lievitato, il distacco invece dal triello in zona podio lo vedete anche con la grafica targata con le massime somme di pressione sui 10 secondi.
hanno preso un due decimini, diciamo, in questa tornata questi tre piloti. Non ho fatto caso se già c'era l'avviso per drago lievitato. No, è arrivato al 52esimo giro, quindi non è questo piccolo recupero non è segnato da ciò. Chiude il DRS Cesco e quasi va a spingere in frenata Fabio Zurneim. Davvero bravi nel calibrare la frenata sotto questo punto di vista tutti i piloti, nessuno escluso, anche nelle ultime posizioni non ho visto cannonate sbagliate. Forse ecco, intravisto un errore da parte di Stemme che mi è sembrato, soprattutto dalla posizione, era tanto troppo interno, addirittura quasi a tagliare curva 3, credo si sia trovato di colpo il gruppo rallentato e ha scartato magari verso destra per evitare un tamponamento e si è trovato a tamponare invece la vettura che era ancora più davanti. Quindi un davvero grande peccato che ci ha privato di un protagonista e di entrambe le McLaren fuori dalla gara. Bignon intanto è arrivato nei confronti di Marco Ganu. Sale in nona posizione, può fare davvero poco purtroppo il vincitore del Gran Premio di Silverstone. In un modo o nell'altro cerca di difendersi rispetto a Zeta Brumauro, ma agilmente il pilota alpino riesce a prendersi la zona punti. Nulla da fare, soprattutto per il confronto impietoso che c'è di gomma in questo momento. Cesco passa e mo tira lui. Cesco che quindi sale in seconda posizione, cerca di arrivare anche con la carica, con lo sprint che gli permette di scendere per un solo istante sotto il muro dei due secondi rispetto a drago lievitato. Sarà un compare davvero molto interessante, una prova, un battesimo del fuoco questo per Alla Cesco, che finalmente si trova a giocarsi la zona podio e poter esprimere tutto il suo potenziale. Non male anche qui in trazione alla 4, sembra essere davvero bravo in trazione in questo momento Cesco, che ha guadagnato decimini importanti, centesimi in uscita da curva 3, da curva 4. Qui rimane più costante il divario tra drago e lievitato. In tutto ciò Jay è arrivato a 12.3 dalla vetta. Adesso che si chiude il 59esimo abbiamo qualche giro in più come compare di giri, perdonatemi la ripetizione, conclusi siamo lì sui 7 decimi a giro recuperati da parte di J-Sport, che mi sento di dire che non bastino, a meno di un Cesco infuocato che prende un altro decimo a drago lievitato e la possibilità che magari questi primi 4 piloti comincino a battagliare per poter permettere a J-Sport e a Metrano di arrivare e poi giocarsi le loro carte per sorpassare, perché Jay non è, cioè, è chiamato anche a fare dei sorpassi, non c'è il ghosting disattivato, il ghosting attivato e la possibilità di tirare senza dover effettuare sorpassi e perdere tempo è un plus che davvero porterà difficoltà e perdita di tempo per J-Sport. 1-6 Lucky Cesco sta spingendo parecchio. Bisogna vedere se Trago in questo momento ha qualcosa nel taschino che proverà a utilizzare per rimandare il messaggio al mittente, con tanto di busta, con una bomba da mandare nelle mani di Cesco per dirgli: guarda, oggi non ce n'è, voglio vincere io. L'ultimo giro di drago lievitato in un primo 6 secondi 812 per Cesco, immagino un 6,5, 6,081, 8 decimi, no, 7,053, non torna moltissimo, 7,053, 6, ah ok, adesso sì, 6,081, era un secondo praticamente, invece 2 decimi, 160 millesimi e qualcosa per Alla Cesco rispetto a drago lievitato, che adesso sì, anche nei parziali comincia a spingere, fa uno dei suoi migliori nel T1, il suo record è 16,4, ma poi i tempi sono alzati, era arrivato su un 16,858, adesso 16,737 nel T1 per drago lievitato. Tiene il passo Alla Cesco, che però è arrivato a due avvisi, quindi sta dando tutto senza pensarci troppo. In effetti è la prima occasione che si trova lì a giocarsi il podio, farebbe male perderlo per 3 secondi di penalità, però ciò che è in ballo cerca di dar tutto. In questo ultimo giro ha perso qualcosina, potrebbe starci magari un cambio con Fabio Zurneim, ha risparmiato qualcosa magari il pilota Alfa Romeo, ha anche scondolato il posteriore dell'Aston Martin di Cesco, che si è messo in luce in due giri di fuoco dal DRS a Fabio Zurneim. Magari questo alternarsi potrebbe aiutarli a chiudere ancora di più il gap rispetto a drago lievitato. E occhio sempre a Di Leggio, perché si è messo ultimo di questo trenino a risparmiare Hertz, lì un po' alla volta si prepara
a un possibile finale rocambolesco. 10-4 G-Sport dalla vetta non sembra essere sufficiente, siamo sempre lì sui 7-8 decimi recuperati al giro. Una che evidentemente non si è accesa, il pilota Alpine evidentemente sperava in qualcosa di diverso che non sta arrivando. Per quanto riguarda il gruppetto davanti, direi che il più fenombolico prima sembrava Lanchicesco, non so se abbia dato fondo alla sua batteria, perché adesso sì, Fabio sta guadagnando qualcosina, ma un conto è arrivare, un conto è sorpassare. Credo che comunque Drago abbia qualcosa in tasca perché immagino stia pensando, se arrivano comunque voglio avere la possibilità di vincere lo stesso. Stiamo assistendo a due bambini che si litigano le caramelle essenzialmente, perché Luca Bigno e Zato Promauro si prendono a schiaffoni nel tentativo di decidere chi per primo deve passare Flaminio. Alla fine riesce Luca Bigno a passare Flaminio dopo un T2 molto rocambolesco con Mauro che era andato all'interno di Bigno, poi Bigno incrociato si è ripreso la posizione e dietro Flaminio magari dava uno sguardo con la coda degli occhi negli specchietti e vedeva queste due vetture serpeggiare nel tentativo di prendergli la posizione. Vediamo Flaminio come tenta di muoversi, perché potrebbe andare all'esterno in frenata, e così va molto profondo in frenata. Grande manovra di Luca Flaminio, profondo in frenata nonostante l'usura dello pneumatico e anche il DRS per rimanere lì davanti. No, invece non ce l'ha, perché è andato prima sui freni Luca Bigno, allora si trova esposta a un doppio attacco. Va di nuovo all'interno Luca Bigno, sempre profondo in frenata l'omonimo Luca Flaminio, che però non può far molto lì all'esterno su quel cordone in trazione. Ritorna davanti Luca Bigno, grande manovra da parte di Flaminio, che si è anch'egli espresso in una manovra davvero agile, non facile, per carità, arrivava anche con il DRS rispetto a Luca Bigno che ne era sprovvisto, ma avere così tanta fiducia su una gomma così usurata e insomma, tanto di cappello al buon Flaminio. Davanti ancora un secondo e 5 con Fabio che sta tenendo un ritmo infernale, perché ricordiamolo, vuol dire che sta facendo lo stesso identico passo di Drago, però non serve fare uguale, bisogna fare meglio, anzi in questo momento forse Fabio perde addirittura qualcosina, mancano pochi giri, serve chiudere al più presto quel buco, e i piloti di quel gruppetto lì lo sanno, mentre J-Sport a questo punto, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà accontentarsi di un quinto posto. Ancora bagarre con Flaminio, che questa volta si vede sfilato dall'esterno da Zeta Promoto. Ha tentato di rimanere Luca lì, di rimanere lì il buon Luca. Magari può cercare di tenere la coda a 8 giri in più su questa gomma morbida rispetto a Luca Bigno e Zeta Promauro. Quindi forse potrebbe tentare magari di tenere il passo di Mauro Perazzo e provare a risparmiare qualcosa per il finale. Soprattutto visti i 3 secondi di penalità, è stata saggia in effetti la manovra di Luca di far perdere almeno un giro di possibilità di gap che potrebbero aprire i due piloti che l'hanno da poco sopravanzato, nel tentativo di rimanere poi nei 3 secondi che dovranno scontare Luca Bigno e Zeta Promauro. 7 giri al termine, con Fabio che è tornato sui 2 secondi da Drago lievitato e J-Sport 8 e 7 dalla vetta. Non ha funzionato nel migliore dei modi questa strategia, forse al solito come di consueto, poi magari adesso arriva di colpo la bomba d'acqua che in realtà è prevista tra mezz'ora, magari un giro prima forse avrebbe funzionato meglio per Jay. E c'è anche da dire che Drago si è mosso benissimo prendendo il DRS il DRS di tutti per andare a sopravanzare nel momento giusto, quindi è stato molto agile anche Drago lievitato nel non perdere tempo con le varie battaglie. Non si aiutano invece Bigno e Zeta Promauro, e cominciano a battagliare tra di loro. Ringrazio Flaminio per riavvicinarsi e rientrare in zona di DRS. Sì, Drago che sta andando via in questo momento, e davanti a lui ci sono anche i due doppiaggi di Giovi e Lopensky, che sì, possono dargli fastidio, ma al contempo possono anche dare l'ausilio al pilota Mercedes del DRS, cosa che taglierebbe le gambe e non poco ai piloti che stanno comunque faticando dietro a mantenere il suo ritmo. Fabio in questo momento si trova a 2 secondi e 0, in 5 giri sarebbe veramente un errore di Drago, o veramente qualcuno che si è risparmiato fino ad adesso e che dà tutto per andare a ricucire questo gap. Sì, sembra davvero molto complicato, e credo magari ovvio che Fabio, essendo il primo di questo gruppetto, è lui che ha tanta voglia di riprenderlo, di riprendere Drago, anche se Fabio è già campione d'inverno visti il grande vantaggio in classifica. È una classifica tra l'altro incredibile, arrivavamo qui
in Austria con tre piloti in seconda posizione appaiati a 78 punti, Dragoli, Vitato, Jay e Di Lecce, 75 Schumi Legend. Non ce ne voglia Fabio, ma se scrolliamo leggermente e non lo vediamo in classifica sarebbe, insomma, una cosa intrigante. Egregissimo Fabio, davvero molto bravo, si è mosso sempre bene soprattutto nelle varie gare, anche in quelle dove è stato in difficoltà e è quasi finito fuori dalla zona punti, anche quando ci sono state, c'è stata la bandiera rossa a Silverstone, lui si è fatto trovare pronto in quarta posizione, quindi più che merito per questa prima posizione in classifica. È un peccato, ecco, solo che ci ha privato di una altrimenti cortissima classifica piloti. Fabio che in questa tornata ha perso la seconda posizione a vantaggio di Cesco, che forse ha risparmiato qualcosa in questi giri e prova a ridare uno scossone al distacco che lo separa dalla vetta del Gran Premio. Hanno trovato un tacito accordo, intanto Bigno e Zeta Promauro collaborano per provare a tenere fuori dai 3 secondi Luca Flaminio, che perso il DRS ovviamente si troverà a perdere decimo dopo decimo questa possibilità di prendere due posizioni sotto la bandiera a scacchi. Ovviamente fino all'esposizione di questa fantomatica bandiera difficilmente un pilota master la dà su, diciamo i tempi di Jay non sono così brillanti rispetto a quanto aveva fatto prima, anche una leggera flessione immagino della gomma soft. Si era partiti con un arrembantissimo 5.9, adesso si è molto più calmi su un 6.917 con un Drago Levitato che invece gira su un 7.2, quindi solo 3 decimi recuperati in questa tornata da parte di Jay, che magari si è messo su un ritmo leggermente più pacato, sebbene sia l'unico insieme a Fabio il Surname a non avere nemmeno un avviso per le limiti della pista, quindi potrebbe sbottonarsi leggermente per farsi trovare un po' più vicino ad un'eventuale bagarre che si potrebbe accendere tra Cesco, Fabio e Di Lecce. Cesco che ha provato anche in questo giro a mettere pressione a Drago Levitato, che tiene bene negli intertempi. Lo aspettiamo adesso all'ultima fotocellula per vedere in quanto andrà a concludere questa 68esima tornata. Ultimi 3 giri cominciati da Drago Levitato, che dà la pole, davvero una prova di forza questa sera, nonostante prima stem, poi per qualche giro ha lasciato la vetta con le varie soste, nonostante la pioggia ha sempre messo e espresso la voglia di stare lì davanti a tutti quanti con grande forza, anche con una bella lotta in pista con Fabio il Surname, che si è accontentato per qualche giro di tenere il suo DRS. Ultima tornata per Drago Levitato in 1.7276, ha recuperato qualcosina sul 793 alla Chicesco, ma adesso torna a pressare Fabio il Surname, si muove anche Di Lecce, cominciano a scoprirsi le carte per giocarsi un gradino in più sul podio e la vittoria sembra troppo lontana, soprattutto se cominciano a battagliare. Sì, mi sembra che in questo momento i tre piloti si stiano più concentrando per la loro lotta negli ultimi giri più che andare a prendere il pilota davanti. Probabilmente l'hanno già data su, anche perché non solo bisogna ovviamente prendere il DRS, bisogna anche avere lo spunto per superare un pilota che fin qui è stato praticamente perfetto. Non dire che adesso cerca forse l'attacco su Fabio, comunque molto vicino. Passato intanto Schumi rispetto a Mattia Metrano, che purtroppo con quell'errore prima della sosta ha perso la coda di J-Sport ed il ritmo. C'è stato un po' di lotta tra Cartista e Vampir, felice per Vampir che nonostante i danni possa trovare un po' di motivazione anche fino alla bandiera scacchi. Traiettoria molto stretta alla 3 per Di Lecce, un po' più spigolosa quella di Fabio che ha dato più profondo in frenata, forse si è trovato ad avere velocità in più rispetto ad Allachi Cesco. Un Allachi Cesco che sta continuando a pressare 1.5 su Drago Levitato, potrebbe anche starci un Drago che, visto la consapevolezza di questo margine, sta tenendo qualche centesimo nel taschino, e Cesco si vede attaccato da due lupi selvaggi con Fabio il Surname di Lecce, una biscia e un cavallino ad attaccare oddio, non so che cos'è il logo della Aston Martin a lato, non... effettivamente bisognerebbe fare qualche ricerca.
Vabbè, si trovano ad attaccare all'Aki Cesco, che è addirittura 1-3. Occhio che se dovesse riuscire a rientrare nella zona di DRS sarebbe davvero intrigante. Comincia adesso l'ultimo giro di questo ottavo round con la Master League. Leggero lungo in curva 1 da parte di Fabio Surname. Pessimo momento per commettere questo errore. Offre il fianco a Di Legge per tentare di salire sul podio. Entrambi avranno il DRS verso la staccata di curva 4. Lì davanti 1-0-67 tra Drago lievitato dall'Aki Cesco. Un Drago che forse l'ha data su, sta passeggiando tra virgolette, per quanto i ritmi sono elevatissimi in questa Master. Verso la bandiera a scacchi, si muove, grande mossa di Di Legge in frenata, si sposta davvero tanto, prima interno poi esterno, ancora lì all'esterno in trazione rispetto a Fabio Surname che lo accompagna, lo tiene lì. E adesso a meno di un miracolo c'è davvero poco da fare in questo T3, una lotta per la posizione, il terzo gradino del podio, il più basso, ma davvero vigorosa, sportiva e di gran classe tra Fabio Surname e Di Legge. Altrettanto meritevole la vittoria da parte di Drago lievitato dalla pole position, nonostante la abbia abbandonato una partenza non felice. Simone Carruba va a vincere il Gran Premio, l'avevo visto leggermente largo all'ultima curva, pensavo 3 secondi, come non detto. Simone Carruba, Drago lievitato, va a vincere il Gran Premio d'Austria con la Master League, seconda posizione per un bellissimo Lucky Cesco. Chiude sul terzo gradino del podio il campione d'inverno di questa categoria, va in pausa natalizia da campione Fabio il Surname, quarta posizione per un Di Legge che ci ha provato in tutti i modi a salire sul podio. Top 5 per J-Sport, che a livello strategico magari potrebbe avere qualcosa da recriminare. Bravo Shumi, mi sento dire che è uno di quelli che la strategia l'ha drizzata, nonostante una scelta non felicissima e soprattutto si è trovato a dover spingere da solo. Bravi a collaborare Zeta Pro Mauro e Luca Bigno, che con Mauro che ha passato Bigno riescono a tenere i 3 secondi rispetto a Flaminio. Poi fuori dalla zona punti purtroppo l'appena vincitore del Gran Premio di Silverstone Marco Gano, 12° kartista, 13° all'esordio in Master Vampir, con un pesante danno al fondo. Onore a lui per aver concluso la gara. 14° un opaco Giovi, che rispetto alle gare precedenti è davvero irriconoscibile, va addirittura ai box, la chiude in pit lane in questo GP. E poi 15° un Lopez che arrivava da poco da Roma, insomma quota 150 giri conclusi sicuramente da parte di Lorenzo D'Amore in 3 giri su questa pista. Festeggia l'avatar di Drago lievitato. Grazie a Bruce Wayne per il follow dalla chat, spero che insomma appena arrivato con questo follow ti sei gustato un bell'ultimo giro, una grande Master, si continua a confermare Ale, che si gioca sui dettagli, poiché sì, diciamo la strategia di Jay sbagliata, ma è arrivato a 2 secondi da poter usare il DRS e attaccare anche lui la vittoria eventualmente, quindi davvero sottile la finestra di eventuale errore. Sì, bene, anche perché comunque non era per niente facile capire quale fosse la strategia migliore, soprattutto quando ha finito di piovere, quando è terminata la pioggia. Abbiamo visto diverse interpretazioni, uno Svem molto esplosivo che poi purtroppo ha commesso quell'errore in fase di risalita. Chissà come sarebbe finita se Svem non avesse commesso quell'errore. Fatto sta che oggi Drago ha avuto la meglio, è stato il più veloce probabilmente, ma anche lo strategico è stato impeccabile. Sì, sarebbe stato davvero molto interessante visti i 3 secondi, no, perché nell'ultimo i giri gli erano tornati sotto. Però avrebbe dato decisamente più vivacità al GP. Grafica in sovrimpressione che ci racconta quindi ancora una volta la vittoria di Drago lievitato, con Cesco in seconda posizione e Fabio Surname in terza. Di Legge, J-Sport a chiudere la top 5, poi Sciumi, Ametrano, Mauro, Bigno e Flaminio a chiudere la zona punti, 11° Marco Gano, poi Cartista, Vampir, Giovi e Lopez che a chiudere i 15 piloti arrivati al traguardo, ritirate purtroppo le 2 McLaren e anche l'Alfa Romeo di Lele Salva, tutti ritiri tecnici, definiamoli così, tutti quanti ai box per insomma cose che non hanno funzionato in questa serata. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo per le interviste ai primi 3 classificati di questo Gran Premio d'Austria con la Master League. Or dunque di nuovo in diretta, pronti per le interviste con i primi 3 classificati di questo ottavo round con la Master League 2023-2024 ed il Gran Premio d'Austria. Cominciamo con il vincitore, un Drago lievitato che essenzialmente solo nelle soste e nell'eventuale diciamo rilascio infelice della frizione in partenza ha dato diciamo qualcosa, qualche giro alla concorrenza, un grandissimo passo, un grandissimo ritmo, e insomma difficile fare la differenza su una pista del genere. Ci sei riuscito egregiamente. Sentite bene? Certamente. Ok, ma che dire, sinceramente era una vittoria che ci voleva per immolare dopo
diciamo, l'errore fatto alla Silverstone con la penalità di 3 secondi. Sono contento più che altro soprattutto per la pole sul bagnato, perché non me l'aspettavo di andare, diciamo, di trovarmi così bene anche sotto l'acqua, anche se non era naturalmente full wet ma intermedia, e anche nei primi giri, a parte qualche scambio di posizione con Simone, diciamo, mi sono trovato abbastanza bene, quindi diciamo ho detto ok, se già mi trovo così, dico, si può fare qualcosa. Poi diciamo che il secondo stint tra gestione della track position con Fabio, quando abbiamo iniziato a recuperare su Simone, è stata importantissima. Ho cercato di mantenermi davanti, tenermi là in prima in quel gruppetto prima che raggiungessimo appunto Simone, poi Sdem si è fermato invece, però a prescindere, anche più là ho preferito rimanere davanti a tutti i costi perché avevo un surplus di carburante che non mi sono spiegato, perché non me ne capacito sostanzialmente, perché consumavo nelle prove 4 al giro da solo, invece qua a momenti quasi non consumavo, quindi ho detto se rimetto dietro finisce che diciamo posso fare un buono benzina con quello che mi rimane, quindi ho detto meglio rimanere davanti anche per avere meno disturbo dopo quello che è successo a Silverstone, che fatico tanto il disturbo aerodinamico soprattutto per quanto riguarda la penalità. Poi l'ultimo stint è stato cruciale, il momento del pit stop, perché ho preferito calcolare, diciamo fare con entrambi i stint di gomma gialla lo stesso numero di giri più o meno, quindi mi sono voluto fermare in quel range. Quindi ed è stato lì fondamentale, credo di aver avuto anche, anzi sono certo di aver avuto un pizzico di fortuna, perché ho visto che hanno perso tanto tempo i piloti dei box che erano nel gruppetto con me. Poi è stato fondamentale la gestione dell'ERS, la gestione dei piloti davanti che erano con gomma più usurata, lì è andato tutto bene. Poi ultima parte di gara, gestione, ho avuto un piccolo spavento, e questo dovevo verificare effettivamente cosa è successo, perché a un certo punto a 7 giri dalla fine non avevo nel DNF nulla, l'avevo completamente spento perché volevo soltanto guidare in quel momento. A un certo punto mi è comparsa la schermata delle condizioni della vettura, però ho chiesto nel gioco, non mi ha detto che avevo preso danni. Ho pensato boh, magari ho rotto leggermente il fondo, o semplicemente ha switchato così a caso, non me lo spiego. Però alla fine, diciamo, con un po' di gestione e anche un po' di panico naturalmente, perché a quel punto l'ultimo stint con quel vantaggio ho detto questa gara la posso perdere solo io, quindi ho anche la connessione, quindi come ho imparato un po' in questa stagione, però fortunatamente è andato tutto liscio e come ho detto all'inizio è una vittoria che serviva naturalmente anche per andare arrivare alle feste un po' più tranquilli. Molto bene, grazie mille Simone. Ovviamente di differenza, anche dalla chat per precisarlo, un decimo su questa pista è una differenza, quindi livelli ovviamente altissimi. Veniamo posto allora al secondo posto con Allachi Cesco, nona gara per lui di campionato ufficiale dopo, lo dicevamo, 2022 con qualche gara faticosa di connessione, quest'anno in qualifica soprattutto avevi già dimostrato il tuo potenziale e finalmente una bella conferma anche in gara. Allachi Cesco, Francesco, era diciamo che la gara di oggi era anche partita, era partita benino dalla qualifica tutto sommato, vedendo anche come era andata Silverstone e in altri Gran Premi era partita bene, perché partire ottavo ed essere lì vicino su gomma intermedia, che io sul bagnato soprattutto quest'anno non è che sia fortissimo, per me era stata già una bella iniezione di fiducia tutto sommato, non tanto per la posizione ma per il tempo, perché comunque sapevo che magari tirando giù qualcosina magari potevo essere lì. E poi in gara è stata decisamente complicata, perché partire ottavo sull'intermedia è stata una partenza un po', diciamo, spaventosa, perché sono arrivato a tanto così da farmi prendere al posteriore e finirla lì la gara. Diciamo un replay di Silverstone, però tutto sommato gestito bene il primo giro, poi il primo stint è stato tutto di gestione attesa, non mi sono preso rischi, non ho provato sorpassi azzardati e cose così, anche perché io avevo assetto leggermente più scarico degli altri e poi non aveva senso, soprattutto in una condizione in cui non ero tanto a mio agio. Poi quando è iniziato ad asciugarsi la pista lì ho cominciato a spingere di più e ho avuto anche fortuna a giocarmi bene i sorpassi, a
usare bene l'ERS e soprattutto a trovare i buchi giusti dove infilarmi. E piano piano scalando, non sono rimasto addirittura sorpreso dall'arrivare lì a un passo dal podio, e tutto sommato sono molto soddisfatto di questa gara qua. Forse nel finale, se io e Fabio non avessimo provato a giocare per la seconda, perché di fatto è quello che abbiamo fatto, ma avessimo provato a prendere Drago scambiandoci le posizioni, magari si poteva anche lottare per la vittoria. Però visto come era partito il tutto, io mi accontento della seconda e tutto sommato è andata bene così. Molto bene, grazie mille Cesco. E poi andiamo al terzo posto di un Fabio il Surname, che ecco, l'unico errore proprio all'ultimo giro è dovuto capitare, purtroppo, quell'incertezza su 71 giri alla prima curva, che diciamo ti ha privato di poter attaccare, ma difenderti da un serpentino di legge. Purtroppo mi sono distratto perché ho visto un doppiato in fondo al rettilineo, non so perché ci ho pensato proprio in quel momento, e sono stato con gli occhi fuori dalla testa per 71 giri e proprio quel momento lì mi è venuto in mente il doppiato, non so perché. Però ho fatto fatica sempre in curva 1, quindi ero abbastanza sempre al limite ed era un po' il mio punto debole. Niente, poi il miglioramento di posizione l'ho perso ai box, perché mi fa perdere, non so perché, non mi fa uscire. Stasera c'era la Aston Martin che mi entrava davanti e quindi venivo bloccato, ma nel secondo stop sono stato bloccato anche dalla Ferrari, perché appunto, ma quel millesimo di secondo in più mi ha stoppato, e quindi niente, abbiamo lasciato scappare Drago per quel motivo, perché sono stato 5 secondi fermo ai box, e pian pianino gli abbiamo rosicchiato qualcosa, forse se c'era più collaborazione tra me e Cesco si poteva prendere, però io penso che eravamo un po' poi al limite tutti e due, e quindi insomma non si poteva fare tanto di più. Contento, forse meritavo la seconda posizione, però dai, insomma, tra le condizioni, i trenini, le strategie, così insomma non è poi da buttare un podio. Molto bene, grazie mille Fabio. Ale, hai dei dubbi che vuoi toglierti con i primi tre classificati? Ma sì, volevo chiedere specialmente a Drago se magari all'inizio gara aveva avuto un po' la sensazione che la strategia poteva non essere quella migliore, vedendo Sdem che aveva montato la gomma rossa e aver preso un vantaggio veramente grande nei primi giri dopo la pioggia, e se la stessa sensazione magari ce l'hai avuta anche quando da davanti J-Sport e Mattia Metrano sono rimasti in pista con gomme medie usate. Quali sono stati i tuoi pensieri in quei momenti? Ma ad essere sincero, almeno non ero preoccupato, ma per il semplice fatto perché a me la gomma rossa non piace, quindi sapevo, l'avevo provata e dopo qualche giro sapevo, soprattutto nella prima parte di gara, quindi parlando del caso di Sdem, che avrebbe avuto un calo molto rapido, anche se non mi aspettavo si fermasse così presto. Quindi diciamo, per quanto riguarda Sdem, no. Anche per Jay, che l'ho visto tirare con la media, lì un po' tentennavo perché non sapevo effettivamente quanto avrebbe potuto guadagnare, essendo gli ultimi giri appunto, quindi lo stint finale. Però da un lato ero abbastanza sereno perché ero abbastanza coperto, perché c'era un bel trenino comunque dietro di me, quindi ho detto sì, magari li può anche ciuffare, però magari passare sarà più difficile. Poi magari Jacopo li avrebbe potuti passare tutti, però diciamo sul momento ho avuto questo pensiero. Io non ho pensato di montare la gomma rossa nel finale perché mi sembrava troppo un'azione da folle. Ho detto se lo faccio prima o poi comunque mi faranno l'undercut dietro, sicuro ci sarà qualcuno, quindi ho preferito diciamo anticipare tutti mettendo la gialla, che era una gomma con la quale mi trovavo bene, piuttosto che rischiare andare a tirare ancora questa gialla per montare una rossa, non sapendo quello che sarebbe potuto succedere dopo. Ringrazio, allora rilancio la palla a Raffaele. Buonanotte, buone feste.
Buonanotte e buone feste a tutti. Grazie anche a voi. Grazie Raffa, buonanotte e per chi c'è ci vediamo alla Pandoro Race, oltre che ovviamente alla gara di venerdì. Erroraccio, grazie Antonio, vieni sempre attento, no, mi si sentiva su Discord ma non su OBS, essenzialmente ho ringraziato tutti quanti, staff organizzativo, piloti, eccetera, quindi avremo comunque occasione di nuovo per scambiarci gli auguri durante le feste. L'appuntamento, come detto, è per, come detto, ma voi non sentito, è per venerdì con la Premier League, la categoria che è detta al 50%, sempre qui al Red Bull Ring. Siamo in conclusione, ci vediamo sui vari social targati Fit e sul sito www.formulatalenting.com. Grazie ancora a tutti e buonanotte.